Allora, io direi di iniziare anche perché il programma è abbastanza fitto, quindi condivido le slide. Intanto, appunto, di nuovo grazie per essere qui. Vi prego naturalmente di tenere nel momento in cui non parlate. Il microfono spento e diciamo siamo partiti. Questa è la struttura, insomma, ovviamente ricalca la struttura dello studio e chi non l'ha visto può andare, insomma, sul nostro sito www.icom.it dove lo può trovare. E siamo partiti da alcuni dati. In particolare, insomma, ovviamente i dati che ormai, insomma, sono abbastanza noti, insomma, relativi al ruolo, diciamo, che le reti, sia mobili sia fisse, naturalmente hanno giocato hanno rivestito, insomma, hanno assunto in questa fase, insomma, particolarmente delicata, purtroppo dal febbraio scorso che stiamo vivendo. Questo in realtà, perché ve lo faccio vedere? Perché si può comunemente pensare, ovviamente molti di voi sanno perfettamente, conoscono perfettamente questi numeri, ma insomma, si può comunemente pensare che il settore delle comunicazioni ne abbia beneficiato in termini economici. In realtà così non è, queste sono stime fatte dall'Agicom, ma che prevedono, insomma, una caduta dei ricavi anche per il settore delle telecomunicazioni, insomma, quest'anno. E questo rileva, insomma, per le questioni, insomma, che oggi trattiamo relative al 5G, perché naturalmente ci sono gli investimenti massicci da fare. Questi sono investimenti, sono stime, diciamo, di GSMA e della commissione, insomma, che abbiamo incrociato e fondamentalmente si possono immaginare, insomma, investimenti in Europa, insomma, fino a 535 miliardi di euro nel periodo 2019-2025, molti dei quali naturalmente devono ancora essere fatti e quindi, insomma, naturalmente si sta parlando di una massa di investimenti enorme, pro quota enorme, insomma, anche per gli operatori naturalmente che qui devono investire nelle reti. Un numero che potrebbe peraltro aumentare, insomma, secondo le stime di GSMA, parecchio nel caso, insomma, in cui il mercato, diciamo, dei vendor venga ristretto ulteriormente, sia a causa, diciamo, di una riduzione della concorrenza, sia per un discorso, diciamo, di legacy, interruzione della legacy con la sostituzione quindi necessaria delle apparecchiature non compatibili. L'Europa, appunto, un breve flash, sta giocando questa partita. Purtroppo immaginavamo forse qualche anno fa di giocarla in attacco, in realtà purtroppo la stiamo giocando in difesa. Anche qui sono stime di GSMA. Il mix, diciamo, il ruolo del 5G nel mix mobile di tecnologie mobili, insomma, al 2025 è previsto, insomma, solo al 34% contro quasi il 50% per Nord America e Cina. E ad oggi, insomma, variano, insomma, i mesi perché le fonti sono diverse. Ma sostanzialmente i dati sono comparabili. Se vediamo gli utenti 5G per area geografica, insomma, vediamo un vantaggio netto da parte dell'Asia, sia Corea del Sud che Cina, e molto indietro, insomma, le altre aree più avanzate, ma addirittura gli Stati Uniti, che pure possiamo immaginare, insomma, ancora più indietro di noi, o potremmo immaginare ancora più indietro di noi, in realtà sono un po' più avanti a noi, anzi abbastanza avanti a noi, sia pure, insomma, molto indietro rispetto all'Asia. Come appunto, ovviamente noi qui non andiamo troppo, poi, insomma, entreranno forse nel discorso di qualcun altro successivamente, di qualcuno dei presenti. Non andiamo, insomma, su temi geopolitici. Quello che possiamo constatare è che ci sono, insomma, tre criticità rispetto, diciamo, all'approccio geopolitico al tema. E il primo, insomma, è ovviamente quello di
insomma, deviare insomma, da principi di mercato, insomma, rispetto che in qualche modo anche la nostra Costituzione diciamo, dovrebbe tutelare. Il fatto economico, insomma, che naturalmente riducendo l'ampiezza del mercato, che è già sufficientemente ristretto, insomma, stiamo parlando di tre. Di 5, 4, 5, di 5 insomma, operatori principali, 3 diciamo, in realtà sono quelli ovviamente più con quote di mercato maggiori, insomma qua vedete delle stime, insomma due stime diverse, ma insomma, che convergono nell'attribuire diciamo, ai due operatori cinesi con un ruolo diciamo, prevalente di Huawei su ZTE, insomma quasi... quasi due quinti, diciamo, quasi la metà, insomma, quindi intorno ai due quinti del mercato. E poi c'è un altro tema che è quello di guardare, insomma, al 5G in maniera più generale, insomma, rispetto solo al tema dei vendor, che ovviamente è un tema importante, ma diciamo l'ecosistema del 5G e quindi la sicurezza, diciamo, l'ecosistema del 5G va oltre, insomma, la questione dei vendor, e quindi bisogna essere certi poi di come dire, puntellare, insomma, anche gli altri elementi. Su questo puntello, diciamo, tra virgolette, stanno lavorando i principali soggetti, insomma, che a livello internazionale si occupano di standard di telecomunicazioni mobili, con diciamo, dei meccanismi abbastanza complessi, ovviamente non entro nel tecnico, peraltro da povero economista direi qualche sfondone, ma fondamentalmente insomma, questi sono gli schemi di base, vi danno appunto conto del fatto che sono gli schemi abbastanza complessi, ma sui quali insomma, si ha un livello molto avanzato di lavoro a livello appunto internazionale e che presentano insomma vantaggi notevoli insomma un po' per tutti gli attori principali sia pubblici che privati offrendo diciamo dei meccanismi che peraltro oltre a evidentemente insomma evitare insomma moltiplicazioni di requisiti ridondanze, sovrapposizioni, eccetera, danno anche, sono universalmente applicabili, questo insomma lato autorità nazionale è molto importante, e soprattutto sono interoperabili con le certificazioni nazionali, ovviamente ogni paese, insomma come anche l'Italia, giustamente insomma sta lavorando appunto sulle certificazioni nazionali, e ecco questi schemi, insomma lo schema NESAS in particolare, insomma di cui parliamo in questa slide, è particolarmente efficace nel suo grado diciamo di interoperabilità anche con schemi nazionali come quelli che sta operando il nostro paese. A livello comunitario ovviamente c'è stata un'attività che si è innestata insomma sul percorso della direttiva NIS, ma poi ha conosciuto anche dei provvedimenti ad hoc, insomma da ultimo naturalmente il toolbox del gennaio insomma, del 2020. Abbiamo fatto insomma, un'analisi abbastanza lunga, qui ovviamente sarò molto sintetico, anche su quello che sta avvenendo nei vari paesi membri, sia a livello di paesi, quindi insomma, di autorità nazionali, sia a livello di operatori. Abbiamo insomma, delle situazioni abbastanza variegate, ovviamente la Gran Bretagna è fuori diciamo, dall'Unione Europea, ma naturalmente insomma un paese importante di cui insomma si è parlato parecchio, anzi è probabilmente quello di cui insieme alla Germania insomma di cui si è parlato maggiormente, con appunto un cambiamento diciamo di termini abbastanza repentino. Su Francia, Germania e Spagna abbiamo insomma le situazioni variegate, nel senso che Francia e Germania, poi lo vedremo insomma velocemente nella mappa. Nella tabella che vi presento successivamente ci sono dei punti interrogativi, nel senso che c'è una chiara tendenza da parte degli operatori ad andare verso un approccio appunto basato sul principio di legacy, quindi chi sul 4G insomma aveva rapporti con uno più vendor, insomma, tendenzialmente più vendor, insomma li ha tende diciamo a mantenerli, ma c'è ancora diciamo il vaglio da parte delle autorità
sia in Francia che in Germania. Quindi insomma, ci sono dei punti interrogativi che insomma, nei prossimi mesi dovrebbero essere trovare diciamo, una risposta. La Spagna sembra invece aver virato in maniera abbastanza più veloce. E tranquilla, appunto, in un rinnovo diciamo dei vendor, insomma, ai quali erano legati sul 4G, sono legati sul 4G, insomma, i vari operatori, addirittura alcuni dei quali, insomma, sono appunto cinesi, in particolare Huawei, insieme naturalmente, insomma, agli operatori ad altri, diciamo, vendor, e addirittura Telefonica ha allargato, diciamo, il pacchetto dei vendor partendo appunto da Ericsson e Nokia, con i quali ha rinnovato a Huawei. Questa è la tabella a cui faccio riferimento. Diciamo, la colonna interessante è l'ultima a destra, insomma, la terza. Vedete appunto una serie di punti sospesi, in particolare appunto nei paesi che vi citavo in precedenza. Andando sull'Italia, l'Italia, insomma, come è noto, è partita, diciamo, prima e comunque, insomma, con forza sul tema 5G, appunto è il terzo paese in Europa per numero di sperimentazioni, ha fatto ovviamente l'asta già, insomma, nel secondo semestre del 2018. Asta che è stata particolarmente fruttuosa, diciamo, per le casse dello Stato, meno ovviamente per quelle delle imprese. Queste sono alcune stime, diciamo, sugli investimenti necessari che porterebbero, insomma, a una moltiplicazione degli investimenti attuali, insomma, degli ultimi anni. E c'è anche questo studio, insomma, di Ernst & Young che appunto cerca di stimare, insomma, la possibile i costi, diciamo, ulteriori, diciamo, che ci sarebbero nel caso di esclusione di vendor extra UE, che appunto vengono quantificati come piuttosto significativi. Venendo, diciamo, alla normativa italiana, naturalmente insomma, ci sono stati, insomma, ce lo ricordiamo, insomma, numerosi interventi. Ne abbiamo parlato in un analogo convegno, insomma, un po' più di un anno fa. Vari interventi nel 2019, quindi dal Golden Power, insomma, al perimetro alla legge, al decreto, o meglio, insomma, convertito poi in legge, insomma, sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetico. E siamo ovviamente vista dell'attuazione, per la precisione, insomma, siamo purtroppo, insomma, in ritardo, insomma, ovviamente in parte giustificato da quanto avvenuto. Speriamo naturalmente che sia il più possibile contenuto nelle tempistiche. Quindi è stato varato, diciamo, il DPCM, insomma, poche settimane fa, insomma, dopo un percorso piuttosto articolato, insomma, che ha coinvolto vari soggetti, incluso naturalmente il Parlamento. Ora siamo di fronte a un pezzo strategico, insomma, che è lo schema IDPR, che sostanzialmente deve disciplinare in particolare i centri di valutazione, in particolare, insomma, il CVCN, che è, insomma, un po' il perno essenziale, in particolare lato ovviamente privato. E quindi è particolarmente cruciale, sia che venga attualmente adottato, sia che poi, diciamo, in particolare il CVCN, insomma, i centri di valutazione, gli altri centri di valutazione, insomma, vengono messi in grado di lavorare, ovviamente con le risorse necessarie, insomma, sia umane sia finanziarie. In conclusione, beh, insomma, ci pare, insomma, di aver rilevato, insomma, tra le tante cose che abbiamo esaminato, tre fattori chiave: insomma, il fatto che ovviamente abbiamo un mercato dei vendor piuttosto ristretto, e quindi naturalmente bisogna tenerne conto, insomma, al momento in cui si assumono, diciamo, dei provvedimenti.
c'è un tema di legacy che è piuttosto forte, anche questo, insomma, un profilo tecnico, ma insomma, bisognerebbe appunto che fosse nel se ne tenesse opportunamente conto. E ovviamente, insomma, c'è un'evoluzione normativa che dipende anche da considerazioni, insomma, non solo economiche, ma anche geopolitiche. E che, insomma, sia da un lato rallenta, sia dall'altro, diciamo, a volte, diciamo, rende il percorso non lineare, come in teoria, diciamo, potrebbe essere, insomma, in mancanza di questo elemento. Questo in generale, appunto, come effetto complessivo, ha portato sicuramente a un rallentamento abbastanza forte e pronunciato, insomma, l'abbiamo visto in particolare in Europa, insomma, non solo in Italia, ma insomma in Europa in generale. Chiaramente l'obiettivo della sicurezza è centrale, insomma, questo ci pare chiaro a tutti, e naturalmente, insomma, è il punto di partenza del nostro osservatorio. Chiaramente, ecco, il timore è che questo obiettivo di sicurezza, rispetto all'obiettivo di competitività, che comunque è assolutamente centrale anch'esso, venga visto in una logica di trade-off. In realtà, insomma, l'auspicio, diciamo, che non sia invece visto in questa logica, che appunto entrambi gli obiettivi possano essere perseguiti grazie a una regolazione efficace. A livello, le ultime due slide, insomma, a livello europeo, a livello italiano, con alcune, diciamo, raccomandazioni, alcuni spunti di policy, abbiamo visto, insomma, purtroppo l'Europa è indietro e rischia, diciamo, di rimanere indietro. Queste sono, insomma, almeno le previsioni. Crediamo sia utile, insomma, a maggior ragione, insomma, se non addirittura indispensabile, ragionare, insomma, su un approccio comune a livello europeo, fondato appunto su standard e certificazioni di livello internazionale, sui quali poi innestare anche degli elementi nazionali, come già detto, ma partire, diciamo, da livelli comuni importanti. Il secondo elemento, quindi livello italiano, è naturalmente quello di accelerare, insomma, sulla parte di applicazione del perimetro, e in generale, diciamo, sulla regolazione complessiva della sicurezza cibernetica, insomma, a livello nazionale. Quindi, diciamo, con tempistiche che cerchino, se non di recuperare, insomma, il tempo, ma quantomeno di non accumulare ulteriori ritardi. E ecco, un elemento importante, che poi è emerso anche, insomma, in precedenti confronti che abbiamo avuto, anche con insomma, molti soggetti istituzionali, è come poi questo elemento normativo, quindi la regolazione del perimetro, poi si possa armonizzare, insomma, con la legge, diciamo, sul Golden Power, in modo tale, insomma, da essere, diciamo, dare un quadro di regole sufficientemente chiare, trasparenti, prevedibili, insomma, da parte degli operatori. Questo è un elemento che, insomma, in questo momento non ci sembra, insomma, sia assicurato nella situazione attuale. Il secondo elemento è, insomma, l'ho già detto, insomma, quello dei centri di valutazione, che rivestiranno, insomma, un ruolo assolutamente fondamentale, quindi auspichiamo, insomma, che vengano dotati, come detto, diciamo, delle risorse adeguate, sia umane sia finanziarie. Ma su questo, insomma, poi immagino, insomma, alcuni dei nostri interlocutori, specie istituzionali, torneranno. Io mi fermo qui, e passo, diciamo, velocemente la parola al sottosegretario Liuzzi, che ringrazio per il suo intervento. Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Io vi ringrazio, ringrazio ICOM per avermi invitato a questo momento conclusivo dell'Osservatorio sulla sicurezza del 5G. Ricordava il dottor Dempoli che c'era stato
Lo scorso anno proprio un altro incontro di questo genere focalizzato proprio sulla sicurezza, che ha prodotto tra l'altro anche un report anche molto preciso e indicativo della situazione che quest'altro report ha aggiornato. E quando si parla di sicurezza della rete di 5G ci confrontiamo con realtà certamente complesse e sfidanti, ma che già da adesso impattano in modo significativo sulla vita quotidiana di milioni di cittadini, di imprese e della pubblica amministrazione. Non per fare una retorica, ma capiamo che il 5G, quando parliamo di 5G e parliamo anche di infrastruttura, parliamo di progresso, inclusione sociale, sviluppo economico nelle relazioni sociali, e quindi assume una notevole importanza il tema della costruzione di una rete diffusa che sia sicura proprio per la qualità e la quantità di dati che su essa transitano e transiteranno. Come descritto dal rapporto di ICOB, le reti 5G porteranno sicuramente un contributo economico importante all'economia mondiale, che sarà una crescita trainata soprattutto dalle utilities e della manifattura, e che in Europa è quantificabile in circa 480 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2034, quindi un periodo decennale. È una rivoluzione infrastrutturale e tecnologica che non interesserà soltanto le grandi aziende, quindi le big, ma anche aziende di piccole e medie dimensioni, proprio per la struttura e la possibilità che dà in più il 5G, quindi un trasferimento molto più veloce dei dati, parametri prestazionali come il consumo energetico nettamente migliori, affidabilità, una latenza praticamente nulla. Quindi in questo modo si potranno anche ridurre i gap che ci sono tra i colossi e le piccole e medie imprese, che sono tra l'altro l'ossatura dell'Italia. Come certificato anche dall'indice DESI e come anche riportato dal rapporto, l'abbiamo visto pochi minuti fa, l'Italia al momento è leader a livello europeo nello sviluppo del 5G e precisamente al terzo posto. Questo terzo posto però credo che non sia soltanto relativo al fatto che siamo partiti in anticipo con l'assegnazione delle frequenze rispetto ad altri paesi europei, ma perché abbiamo subito investito su una fase pre-commerciale che ci potesse dare un'idea degli use case che si possono sviluppare all'interno soprattutto delle 5 città italiane selezionate. I progetti pilota che si sono conclusi il 30 giugno scorso ci hanno dato una serie di verticali su cui è interessato il 5G, che tra l'altro si sposano perfettamente con quanto anche scritto nel rapporto di ICOM. La maggior parte degli use case ha riguardato la manifattura, l'industria e l'agricoltura. Un'altra parte importante è la salute, che soprattutto in questo momento assume un significato ancora maggiore proprio per la tenuta del nostro sistema sanitario e per la pandemia in corso. E lasciatemi dire, al terzo posto c'è anche uno dei settori su cui noi come italiani siamo tra i primi posti, quello della creatività e del patrimonio culturale, che non va assolutamente messo in secondo piano. Quindi abbiamo un potenziale importante a livello europeo che la tecnologia 5G ci può offrire come impatto sulla collettività, sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale e ambientale, proprio per i modelli sostenibili di crescita che può dare questa nuova tecnologia. Io credo che in questo momento il 5G, accanto alle tecnologie emergenti come blockchain e intelligenza artificiale che sono legate inevitabilmente al 5G, i prossimi passi e i prossimi punti su cui il governo deve puntare in relazione al 5G sono innanzitutto gli investimenti, e su questo investimenti sia in infrastrutture fisse che mobili di nuova generazione, proprio per abilitare alla connettività cittadini e imprese, e in questo ci darà una grossissima mano la parte del Recovery Fund, perché già da come è stato dichiarato più volte dal Presidente della Commissione Europea, il 20%
di questi fondi sarà dedicato proprio alla transizione digitale, e uno di questi cluster che l'Italia chiederà sarà proprio relativo alle infrastrutture fisse e mobili. Il secondo punto è l'Italia dovrebbe avere e deve avere una politica dello spettro flessibile e innovativa per il 5G. A tal proposito, noi come Ministero dello Sviluppo Economico ci siamo anche interrogati su, su diciamo, l'importanza e su cosa fare delle reti diciamo che sono venute prima del 5G, quindi il 2G e il 3G, e abbiamo avviato una consultazione pubblica il 29 maggio, che è terminata il 15 settembre 2020, che ci ha dato anche uno spaccato di come siano per alcuni settori ancora importanti anche il 2G e il 3G. Quindi ci ha dato anche una possibilità di avere un'analisi su quello che deve essere il futuro di questi altri sistemi di connessione mobile. Il terzo punto è certamente quello di una promozione dello sviluppo di servizi locali e reti di servizi. E su questo, sullo sviluppo di servizi locali, sicuramente dobbiamo agire con politiche di investimento e di sviluppo mirate. Lo stiamo facendo con la casa delle con le case delle tecnologie emergenti, perché abbiamo recentemente concluso il bando per aprire a nuove amministrazioni che hanno sviluppato una rete di 5G privata o comunque sotto il pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico, di poter partecipare e dare un senso anche a anche futuro, oltre la pre-commercializzazione, la sperimentazione che c'è stata, alla rete 5G. E credo che entro fine anno saremo in grado di pubblicare la graduatoria di queste nuove case delle tecnologie. E poi infine il quarto punto su cui punteremo è quello del trasferimento tecnologico verso le imprese, sia lato Recovery Fund sia lato Digital Innovation Hub. Abbiamo completato la call proprio lo scorso mese, a cui hanno partecipato più di 60 amministrazioni pubbliche, consorzi o cluster, e adesso ci avviamo verso una cernita di queste indicazioni, di questi progetti che ci sono giunti insieme al ministro della digitalizzazione e al ministero dell'università e della ricerca per proporre questi progetti a livello europeo. Entro la fine del prossimo anno, anzi credo che entro il secondo semestre del prossimo anno, sicuramente avvieremo insieme con la Commissione europea una scelta su quelli che saranno i prossimi centri di trasferimento tecnologico verso le imprese sviluppati sul territorio. Quindi credo che adottare politiche di sviluppo di relativi servizi connessi al 5G significa anche focalizzarsi sull'infrastruttura della rete, quindi l'infrastruttura fisica, soprattutto in relazione alla fibra. E su questo abbiamo dato una forte accelerazione, dato che su questo tema l'Italia è sempre stata storicamente un pochino più indietro rispetto agli altri paesi europei per X ragioni, mettiamola così. Con il decreto semplificazione del 16 luglio non solo abbiamo semplificato le procedure in materia di scavo e quindi dato il via alla famosa mini trincea, ma soprattutto abbiamo inserito una cornice operativa chiara per i comuni circa l'installazione di impianti 5G, e questo lasciatemi dire era importante appunto quanto si diceva prima, di non perdere il treno mondiale e quindi non farci sorpassare ulteriormente da altri paesi mondiali. E infine, riguardo alla sicurezza, c'è tutto il tema della normativa sulla Golden Power, che conferisce al governo il potere di vietare un contratto, imporre misure di sicurezza in caso di acquisti da parte di operatori di reti mobile di attrezzature o servizi da fornitori extra Unione Europea. E anche in relazione a questo, io credo che sia importante continuare ad avere un approccio, come si diceva in conclusione, comunitario. Noi su questo stiamo lavorando insieme con la Commissione Europea e insieme con gli altri paesi europei sotto la presidenza tedesca attualmente, per avere un'unica posizione sul tema
sistema 5G a livello europeo, perché non è pensabile avere una serie di posizioni differenti e quindi approcci differenti che poi vediamo con una slide insomma esaustiva che ci dà il senso di come si stia procedendo in questo momento in attesa di decisioni a livello comunitario, e questo deve essere veramente uno dei punto fondamentale, perché altrimenti non riusciremo a colmare o perlomeno arrivare a vedere quel rettangolino dell'Europa almeno aumentare rispetto a quello degli altri degli Stati Uniti, della Cina e della Corea. Io credo che adesso è stato compreso l'importanza della connettività e di un paese tecnologicamente avanzato, e il 2021 e il 2022 deve essere un biennio che ci deve far fare quel salto tecnologico e quell'ammodernamento infrastrutturale che questo paese necessita. Sicuramente c'è ancora molto da fare a livello di infrastrutturazione, e credo che con progetti mirati possiamo anche dare un aiuto a quelle imprese o comunque al tessuto imprenditoriale italiano, per far capire quanto sia importante puntare su tecnologie emergenti e sul 5G. Vi ringrazio. Grazie, grazie davvero al sottosegretario per questa appunto descrizione di quanto ha fatto e sta facendo insomma il governo, e almeno diciamo rispetto insomma agli elementi di maggiore competenza del MISE. Io passerei subito la parola al primo panel, insomma quello degli stakeholder, e a cominciare insomma da Pietro Guindani, insomma presidente di Astel, che in qualche modo porta il contributo dell'associazione, insomma anche la visione diciamo dell'associazione che rappresenta insomma le telecomunicazioni in Italia. Prego presidente, diciamo direi una decina di minuti insomma, se riusciamo entro 10 minuti. Grazie, prego. Grazie Stefano, ci siamo del tu, quindi ti ringrazio di avermi invitato. Sì, sì. E buongiorno a tutte le persone collegate, in particolare un saluto istituzionale ma molto cordiale al sottosegretario Mirella Liuzzi, a cui ci lega un rapporto di lavoro molto intenso ormai da parecchio tempo, intenso e proficuo. Bene, il mio intervento sarà forse anche più breve di 10 minuti, perché insieme alle aziende associate ad Astel, alcune delle quali poi interverranno, abbiamo cercato di distillare alcune riflessioni che siano un riferimento metodologico per il nostro lavoro. Quindi, in vista dell'adozione dei provvedimenti attuativi che danno implementazione al perimetro, io vorrei citare 5 criteri che in questi mesi abbiamo maturato e che ci guidano nel nostro operare, e vorremmo condividerli affinché siano veramente, come dire, un tessuto connettivo intangibile della collaborazione pubblico-privato in questo campo così complesso e delicato. Allora, il primo principio, e non sarà nulla di nuovo per voi, ma non ce lo dobbiamo mai dimenticare, deve essere veramente un po' la nostra stella cometa che ci guida, è la valutazione del rischio e la misura proporzionata con cui le misure, poi i vincoli, le linee guida, le raccomandazioni vengono messe in atto. La sicurezza è un obiettivo mobile, non è un obiettivo assoluto, rischio zero non esiste, quindi quantificare a priori il rischio percepito e il rischio residuo dopo aver messo in atto certe misure è un elemento metodologico fondamentale. Secondo aspetto, magari un pochettino più noioso, ma fondamentale, è quello di impegnarci sull'analisi preliminare dei processi e delle strutture, delle architetture, delle infrastrutture tecnologiche. Voglio fare soltanto un esempio. È necessario condividere tra autorità e operatori uno schema semplificato
di infrastrutture di rete 5G, di infrastrutture di rete 4G, di infrastrutture di rete in fibra nelle loro varie declinazioni. Questa mappa semplificata non deve impoverire di ricchezza la conoscenza di reti, ma deve essere una sorta di stele di Rosetta che permette organizzazioni diverse che collaborano su un perimetro molto molto ampio di avere un riferimento condiviso che consenta le comunicazioni efficienti ed efficaci. Terzo punto, altrettanto un'altra stella cometa, se volete, forse perché Natale grosso modo si sta avvicinando, uso questa espressione, standard e certificazioni internazionali. Perdonate se dico delle cose banali, ma bisogna assolutamente cercare di sfruttare il più possibile questo tipo di strumenti che esistono, perché le nostre imprese li utilizzano, i manifatturieri li utilizzano e dobbiamo evitare di ripetere lavori già fatti. Un quarto punto di metodo, che è una nostra istanza, è quella della nostra partecipazione, ovviamente in uno spirito collaborativo, alla definizione dei provvedimenti attuativi. Forse questa è un'ambizione molto alta, che richiede anche percorsi formali, che non confondano ruoli, assolutamente. Però ecco, noi pensiamo di avere molto da portare anche per accelerare i percorsi di elaborazione dei provvedimenti. E sicuramente per ridurre poi con un meccanismo preventivo qualunque poi difficoltà o la maggior parte delle difficoltà che potrebbero emergere dopo. Prevenire anziché curare. E questo sia, come dicevo, nel periodo che precede l'adozione delle regole, ma poi in modo continuativo e possibilmente strutturato nell'esercizio del sistema che ci accompagnerà senza limiti di tempo. Quinto e ultimo punto tra i miei, come dire, avvisi ai naviganti o suggerimenti per la navigazione, è un principio transitorio, ovvero fin tanto che l'implementazione del perimetro nazionale non è completo, dobbiamo assicurare stabilità di riferimento normativo. Dobbiamo essere sereni che non vi siano sovrapposizioni tra provvedimenti vigenti e applicati come Golden Power, e provvedimenti che verranno di volta in volta pubblicati. Questo è chiaramente una preoccupazione di coerenza sistematica normativa che sarà in cima all'attenzione del legislatore, ma la nostra sensibilità è altissima. A questo punto vengo ad alcuni commenti circa le nostre aspettative a riguardo del decreto Presidente della Repubblica relativo al regolamento del perimetro. Esprimo aspettative perché grazie a buoni rapporti istituzionali abbiamo avuto una conoscenza seppure preliminare, e quindi anche qui cinque punti. Primo oggetto di attenzione riguarda la definizione dell'ambito oggettivo della procedura di valutazione del CVCN, fuori di definizione che ai giuristi sicuramente sono lampanti, a me forse un pochettino meno, però decodificato è l'identificazione degli oggetti di valutazione, possibilmente con criteri che ne circoscrivano la numerosità, perché esiste anche un problema di coda lunga da gestire. Secondo tema, la ripartizione delle incombenze tra manifatturieri ed operatori. Questo è un tema delicato, non vi entro ora perché non è veramente la sede, ma come voi potete immaginare, noi siamo una sorta di catena del valore o catena di distribuzione dell'accesso alle tecnologie, dall'ingrosso al dettaglio. Gli operatori di reti di telecomunicazioni sono l'anello intermedio tra la manifattura delle tecnologie e la sicurezza dei nostri consumatori. E quindi le incombenze rispettive è bene che siano il più possibile chiare, in una logica sempre collaborativa. Torno sul tema della standardizzazione, ovvero della valutazione che sarà fatta, giustamente, di prodotti che già nascono basati su standard internazionali. È sostanzialmente un po' una replica di quello che dicevo prima, ma l'importanza dell'argomento mi ha suggerito di tornare sul punto perché sarà uno degli elementi del DPR. C'è un tema poi di più lungo termine su cui riflettere, ovvero
proprio le modalità di interazione tra il CVCN e i manifatturieri di tecnologie. E non pensiamo soltanto ai grandi grandissimi, pensiamo anche a aziende italiane, ovvero internazionali, di dimensioni medie o medio-piccole. Ecco, questo interlavoro, questa collaborazione deve essere qualche cosa anche alla portata di operatori di dimensioni non globali, altrimenti quello che succede è che questi operatori di dimensioni minori saranno in maggiore difficoltà. Si potrebbe avere un percorso di selezione dei manifatturieri e quindi di involontaria e non auspicabile concentrazione degli acquisti. È un fenomeno già conosciuto su scala globale, non ne devo fare esempi. La concentrazione che è avvenuta storicamente nel mondo della manifattura è stata dovuta a processi economici competitivi. Non dobbiamo innescare processi selettivi o di concentrazione per asticelle che devono essere alte, ma devono dare comunque un'opportunità anche a operatori non globali di saltarle. Quinto e ultimo punto, ancora una volta un punto di processo, ma io ritengo che i processi siano un po' come i binari per i treni. Nessuno potrebbe pensare a un treno ad alta velocità se non ci sono dei binari perfetti. E qua i binari a cui io voglio fare riferimento sono le procedure di dialogo tra i diversi attori dell'ecosistema, in particolare tra il pubblico e il privato. Dobbiamo avere dei processi standardizzati, delle regole di ingaggio che ci permettono di fare il nostro lavoro bene e presto, minimizzando le possibilità per eventuali disturbi sulla linea di questa comunicazione che deve essere sempre molto ben oliata. Ecco, concludo dicendo che lo snodo che a noi sembra, in questo momento il video del professor D'Empoli si è rimpicciolito sul mio schermo, temevo che fosse caduta la linea, no? Ecco, dicevo che a nostro avviso ci pare di poter dire in via preliminare, è un argomento di conversazione che ci accompagnerà, che il CVCN è uno snodo veramente molto importante della collaborazione di tipo tecnico tra le autorità e il settore privato. E quindi noi siamo molto favorevoli ad attivare un confronto collaborativo e a farlo crescere nel tempo proporzionatamente alla realizzazione delle strutture del CVCN. Non ci tireremo indietro. Alludo senza citarlo a occasioni recenti di collaborazione con organismi che fanno capo al MISE, però mi scappa di dirlo, il caso del voucher, abbiamo collaborato in modo operativo veramente minuto per minuto, credo che abbiamo dimostrato questa disponibilità totale, lo stesso tipo di spirito ci suggerisce di lavorare con il CVCN, ovviamente anche con le altre autorità preposte. Grazie dell'attenzione, spero di essere rimasto nei tempi. Assolutamente, sì, 10 minuti esatti. Grazie, grazie Pietro e grazie insomma per averci portato lontano tra stelle, comete, treni, porti, ma in realtà insomma ovviamente hai, mi pare, insomma tratteggiato insomma tutte le principali sfide che ci attendono qui da noi. Io appunto farei, per non far torto a nessuno, insomma andrei in ordine alfabetico e quindi chiedo a Roberto Basso di Win3 di intervenire. Prego Roberto, appunto mi terrei a questo punto sui 7-8 minuti massimo, insomma, per rimanere nei tempi. Certo. Prego. Assolutamente sì, grazie Stefano per l'invito a partecipare a questa preziosa occasione di confronto. Consentimi anche di ringraziare la sottosegretaria Liuzzi sia per l'esposizione molto lucida e molto chiara della strategia del governo che ci vede assolutamente favorevoli, sia per l'impegno personale che ha profuso nei mesi scorsi per portare avanti alcune di queste linee strategiche, ma direi anche per l'impegno personale sul piano culturale in un momento in cui questa tecnologia,
così importante, il 5G è stata oggetto di una comunicazione fitta di fake news e ci sono stati alcuni esponenti politici, tra cui l'onorevole Liuzzi, che hanno preso sulle proprie spalle l'onere anche di uno sforzo, di una sfida culturale che mi sembra poi vinta anche grazie al decreto legge semplificazioni, che sicuramente è stato un game changer, ha fatto fare un balzo in avanti. Quindi un grazie veramente non rutinario. Ora però, proprio ricordando alcuni spunti forniti nell'intervento della sottosegretaria Liuzzi, io mi concentrerei su una questione cruciale che purtroppo tendiamo ad accantonare. Cioè, la sottosegretaria ha ricordato come nella sperimentazione gli use case si siano concentrati su alcune attività produttive nelle quali il nostro paese, il nostro sistema paese esprime il meglio di sé, quindi la manifattura, l'agricoltura, la cura delle persone, la salute e anche la creatività e la cultura. Ecco, l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa, è il quinto paese manifatturiero al mondo e sappiamo che le imprese manifatturiere contano alcuni svantaggi di partenza nei confronti dei competitor europei e globali. Sappiamo che un'azienda manifatturiera italiana deve affrontare un costo dell'energia più alto di quella di un concorrente francese, un costo dell'energia più alto di quello sostenuto da un concorrente tedesco, per fare un esempio. Ecco, la nostra preoccupazione e che la competitività del nostro sistema paese, che dovrebbe avvantaggiarsi di una tecnologia abilitante come il 5G, possa invece soffrire di uno svantaggio occulto, uno svantaggio costituito dai limiti alle emissioni elettromagnetiche. Ora, vedo che un po' tutti tendiamo a rimuovere questo argomento, un po' tutti tendiamo a pensare che sia perfino inutile affrontarlo, perché diamo per scontato che non si debba e non si possa intervenire. Io credo che invece si debba avere coraggio, credo che questo governo abbia dimostrato coraggio, per esempio, con il decreto legge semplificazioni. Credo che sia importante che la competitività del sistema paese possa avvantaggiarsi delle tecnologie 5G e dobbiamo dirci con chiarezza che se non interveniamo su questo vincolo, purtroppo la qualità di tutti i servizi basati su 5G, l'affidabilità, l'efficacia, la penetrazione dei servizi basati su 5G saranno al di sotto dei livelli di cui potranno beneficiare le aziende concorrenti delle nostre imprese manufatturiere, semplicemente per il fatto che quei limiti in Italia oggi sono molto al di sotto di quanto suggerito a livello europeo e di quanto praticato in media in altri paesi europei. Mi sembrava necessaria fare questa premessa, ma ritorno rapidamente sul tema al centro di questo dibattito, che ha a che fare evidentemente con l'aspetto in particolare della sicurezza. Molte cose sono state dette dal presidente Guindani, che presiede l'associazione della quale anche noi facciamo parte, e quindi io mi concentro soltanto su un principio cardine e tre criteri. Il principio cardine è che tutte le imprese, per poter prosperare, per poter fare bene, per poter produrre benefici anche per la collettività, hanno bisogno di un ambiente giuridico chiaro e stabile. Ora, siamo ovviamente in una fase di introduzione di nuove norme. Mi sembra importante che in questa fase vengano rispettati tre criteri. Uno è di, come dire, valorizzare le misure, valorizzare le norme che sono in vigore oggi, e mi sembra che fin qui questo criterio sia stato rispettato, per esempio rispetto al cosiddetto DM Telco. Mi sembra che
le norme nuove siano armoniche con quelle appunto già in vigore. Il secondo criterio riguarda l'importanza della coerenza del nostro ordinamento con l'ordinamento europeo, e anche qui la sottosegretaria Liuzzi ha ricordato con forza quanto è importante che ci sia un quadro unico all'interno dell'Unione Europea e non un quadro frammentato. Quindi anche qui salutiamo con grande favore questo orientamento. Il terzo criterio sul quale mi concentro e chiudo è stato già richiamato dal Presidente Guindani e attiene alla capacità del legislatore e dell'amministrazione in senso più ampio di dialogare con gli operatori. Ecco, questo dialogo è fondamentale perché le norme adottate risultino immediatamente efficaci, perché la messa a terra del pensiero e degli obiettivi che precedono le norme stesse risulti rapida e con il minor numero di incidenti di percorso possibile. Purtroppo spesso la decretazione, con le sue caratteristiche di urgenza, rivela numerosi difetti. In questo caso, per fortuna, invece, lo strumento legislativo adottato è uno strumento che consente un approccio organico e ordinato, e in questo contesto di un approccio organico e ordinato, un confronto aperto, leale, rispetto dei ruoli distinti, come ricordava Pietro Guindani, mi sembra una buona pratica da perseguire con grande determinazione. Noi come aziende siamo sempre disponibili, senza nessuna ambizione di piegare il lavoro del legislatore all'interesse particolare, ma al contrario cercando tutti i punti di convergenza verso l'interesse generale del sistema paese. Grazie. Grazie mille Roberto. E a questo punto abbiamo Luigi De Vecchis, Huawei. Sì, grazie Stefano. Anche noi ci diamo del tu, quindi lo continuiamo anche in presenza di altri colleghi. Questo, come diceva il sottosegretario Liuzzi, è un momento conclusivo e che ovviamente ha un percorso abbastanza lungo, dove ci sono stati altri appuntamenti molto interessanti, dove si è parlato ovviamente delle tematiche della sicurezza. Io prendo l'opportunità, diciamo, per questo mio intervento per tirare le somme e diciamo proporre, guardare alcuni degli argomenti che ci riguardano in prima persona. Ora, la potenza di fuoco che è stata rovesciata sul nostro gruppo dalla più grande economia del mondo è inquietante, è roboante ed anche palesemente priva di fondamento, dirò poi anche perché, ma ha raggiunto lo scopo di screditare l'immagine di Huawei sulla base di una irragionevole campagna di disinformazione che fonde e confonde geopolitica e tecnologia, realtà e fantasia. È una feroce contrapposizione commerciale per il dominio del mercato del 5G che nulla ha a che vedere con il confronto geopolitico tra due paesi che noi ci auspichiamo debba svolgersi su altri tavoli. Di fatto noi siamo coinvolti, nostro malgrado, in un processo in cui non ci è consentito difenderci, un processo in cui è stata emessa una condanna con verdetto scontato, irreversibile e basata sul mero pregiudizio. Noi in più occasioni abbiamo espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal governo in tema di sicurezza nazionale, la legge sul perimetro di sicurezza cibernetica che certo non ci favorisce ma pone premesse fondanti per la sicurezza nazionale, e noi siamo favorevoli e pronti a qualsiasi test sul nostro software e sulle nostre macchine purché sia questa la ragione di eventuali esclusioni dal mercato. Ringrazio il presidente Chieppa, che ho visto essere presente, per la chiarezza con la quale ci ha descritto l'ambito di applicazione della legge e per aver posto sul gradino più alto gli interessi del paese rispetto a quelli dell'origine delle tecnologie.
La discriminazione preventiva e di divieti falsano la concorrenza. Un progetto di sicurezza a prova di futuro dovrebbe poggiare su prove tangibili. E qui mi rivolgo al dialogo di cui parlava Basso, coinvolgere le comunità degli operatori, dei vendor, le istituzioni proposte, i futuri attori di servizi emergenti, la guida autonoma, le smart city, la sanità, l'ambiente, le organizzazioni internazionali per la standardizzazione delle comunicazioni, quali ad esempio l'ITU, 3GPP e GSMA, che ricordo avere messo in accordo alle direttive NESTAS e a valle di specifici test di penetrazione del software, una dichiarazione formale sulla sicurezza dei vendor, Huawei inclusa, cosa che peraltro non accade ad aziende che di mestiere profilano e gestiscono enormi quantità di dati e che non partecipano a comitati di standardizzazione di questo tipo. Il mondo delle telecomunicazioni si salda all'interno delle organizzazioni internazionali di standardizzazione, dove il ruolo dei vendor e degli operatori è fondamentale per lo sviluppo delle nuove reti e degli standard, dove si attua un'interazione costruttiva e tesa a realizzare infrastrutture determinanti per lo sviluppo di nuovi servizi che poi rendono un paese più efficiente e competitivo, ma anche un'industria più innovativa, quella manifatturiera di cui parlava il collega Basso, anche se ci si aspetta che si cresca di più in innovazione e che magari, diciamo, questa non dico che prenda il sopravvento, ma sia maggiore in termini di sviluppo del paese rispetto alla manifattura. Huawei ricopre il ruolo di chairman in diversi comitati delle organizzazioni di standardizzazione e ha dato un contributo di oltre 23.000 nuove proposte di standard, che rappresenta più del 20% dei contributi totali, ed oltre 250 segnalazioni di sicurezza accettate dai comitati di standard, una catena del valore condivisa e disponibile a tutti, che ha posto le basi per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dell'impatto sulla trasformazione digitale. Il vantaggio competitivo che noi abbiamo maturato è frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo di cui tutti i vendor dispongono, ma qui io devo sottolineare che Huawei investe più della somma dei nostri concorrenti. Investimenti che, come si evince dai bilanci certificati da KPMG e depositati, sono dell'ordine del 15% del fatturato e senza alcun intervento statale. Il nostro sistema paese ha bisogno di tutte le forze in campo, nessuna esclusa, per accelerare questa trasformazione e per far rinascere le grandi multinazionali di un tempo. Dopo così tanti anni di presenza nel mercato delle telecomunicazioni, con le tecnologie 2, 3 e 4G, dove non si è mai verificato alcun incidente, dopo aver contribuito al temporaneo innalzamento dell'indice DESI con la nostra partecipazione a due dei trial 5G tra Bari, Matera, Milano, con Team, Vodafone e Fastweb, ed aver sperimentato il valore della partecipazione pubblico-privato, bene, è anacronistico e addirittura paradossale che una multinazionale così grande faccia fatica ad interloquire con le istituzioni per condividere le nostre esperienze, almeno sulla sicurezza. Ma ancora di più ci amareggia questa sorta di soft non decision power che ci esclude in patria da quasi tutte le gare della PA, delle aziende partecipate, e che rallenta decisioni nel settore delle telecomunicazioni, penalizzando la velocità di sviluppo del paese. Finisco con tre punti che ritengo importanti, che riguardano la sicurezza. Sui 15 miliardi di investimenti in ricerca e sviluppo, noi investiamo il 5%, ovvero 750 milioni di dollari l'anno per la sicurezza, con 1.200 ingegneri coinvolti. Questo corrisponde al 50% in più della media degli investimenti dei nostri competitor e corrisponde all'1,6% del nostro fatturato contro l'1% della media. Siamo l'unica multinazionale che ha aperto già 4 centri di cyber security e lo scorso 30 settembre abbiamo annunciato un centro a Roma aperto agli operatori e alle istituzioni, e finisco dicendo che in pratica in questo centro abbiamo deciso di aprire la nostra pancia per essere pronti a farci vivisezionare come nessun altro farà, almeno al momento, mettendo a disposizione il nostro codice sorgente, il cuore dei nostri brevetti, e forse anche in questo siamo un po' pionieri. Io chiedo scusa per la veemenza con la quale, ma effettivamente, diciamo, forse in questo momento conclusivo valeva la pena condividere questa nostra posizione.
Grazie Luigi. Vabbè, da organizzatore del convegno, ovviamente ci interessa che venga mantenuta alta l'attenzione e sicuramente il tuo intervento lo ha fatto. Poi, insomma, ovviamente non entro nel merito e lo lascio alla discussione. Claudia Poglio, Linkem. C'è il muto. Ecco. Buonasera a tutti, grazie Stefano dell'invito a partecipare a questo evento conclusivo e per tutto il lavoro che è stato fatto nel corso di questi mesi, molto serrato, intenso, di sintesi delle posizioni, diciamo anche di tutto il mercato e l'industria, molto meritevole. Premetto un ringraziamento a tutte le istituzioni per lo sforzo coeso che è stato fatto in ambito parlamentare e governativo per giungere a una sintesi anche dal punto di vista legislativo rispetto alle norme sulla sicurezza relative al 5G e in generale alle infrastrutture di telecomunicazioni che, come ricordava il sottosegretario Liuzzi, sono portanti e abilitanti dello sviluppo dell'intero paese, sia in ambito industriale ma soprattutto in ambito di servizi in grado di valorizzare i territori. Il presidente Guindani ha offerto una ottima sintesi di quelli che sono i punti rappresentativi delle istanze degli operatori rispetto ai quali mi permetto, in quanto operatore che opera in standard 5G 3GPP dall'inizio della costruzione della propria rete, che oggi esercisce una rete 5G FWA di tipo 5G ready ed è quindi sta portando avanti un'evoluzione in trasparenza di servizio sulla propria rete al 5G, di sottolineare alcune necessità dal punto di vista delle imprese che sono cruciali proprio per evitare che anche in ottica di attuazione del recovery fund di questi importanti interventi si possa perdere un'occasione di importanti investimenti privati. È stato richiamato più volte dal presidente Guindani ma anche dal collega di Roberto Basso di Wind3 la necessità di una unitarietà e di una certezza giuridica, perché solo in questo modo e con un panorama legislativo coerente, unitario e certo si possono sviluppare sul territorio quegli importanti, ingenti investimenti indispensabili perché non prosperi esclusivamente la capillarità delle reti 5G, ma anche il deployment dei servizi di cui le amministrazioni in primis e i city users in ultima istanza chiedono e hanno necessità, che vanno da tutti quei servizi applicativi della trasformazione digitale. Il 5G è fondamentale da questo punto di vista. Quindi tutte le campagne di informazione per combattere la disinformazione, le fake news in questo senso sono essenziali per far capire anche alla cittadinanza la coerenza tra i bisogni espressi e le tecnologie che sono in grado di rispondere a quei bisogni. In quest'ottica sicuramente il riferimento agli standard internazionali e quindi all'evitamento di una frammentazione di tipo nazionale che possa compromettere sia l'interoperabilità delle reti ma anche l'avanzamento dell'economia e soprattutto in questo momento di rilancio dell'economia, perché il Covid sta rendendo sempre più evidente la centralità della sicurezza sulle reti e la loro capillarità, perché sempre di più le nostre attività sociali sono state costrette a migrare su luoghi virtuali, in luoghi virtuali come quello in cui ci stiamo confrontando oggi. Questi sono punti essenziali. Il presidente Guindani richiamava l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Noi ci siamo sempre messi a disposizione in quest'ottica e confermiamo il nostro impegno fortissimo in questo senso, perché riteniamo che la collaborazione tra pubblico e privato in questo momento sia essenziale per la definizione delle regole, sia fondamentale in ottica di investimenti realizzati
realizzati non in ottica di fornitura con la pubblica amministrazione, ma di partnership vera e propria per attuare quella trasformazione digitale che oggi non possiamo più rinviare. Siamo tra i paesi più avanzati in termini di sperimentazioni, gli use case richiamati sono fondamentali, lo saranno sempre di più, ma siamo oggi chiamati a fare quel passo avanti che richiede investimenti, collaborazioni di filiera end to end di tipo rilevante, importante, stabile sul territorio, anche con il settore manifatturiero, di cui gli operatori hanno un ruolo centrale. Per fare questo c'è bisogno di certezze, soprattutto in questo momento. Quindi questo è sicuramente un auspicio che condivido per la prosecuzione dei lavori di attuazione del perimetro sulla sicurezza cibernetica e, come tu stesso richiamavi, rispetto al coordinamento tra le norme attuative del perimetro sulla sicurezza cibernetica e il tema della Golden Power, la normativa sulla Golden Power e la sua attuazione nel tempo. Siamo richiamati tutti a diciamo non fermarci di fronte al tema della cybersicurezza, anzi a continuare a vedere le nostre aziende come dei laboratori di dove implementare e migliorare non solo l'implementazione degli standard, ma anche le prassi e le procedure che riguardano una disseminazione culturale rispetto al, diciamo, all'approccio alla sicurezza nelle nostre aziende. Questo è un impegno che noi come Linkem promuoviamo e sposiamo in pieno. E vi ringrazio molto dell'opportunità e del confronto. Grazie, grazie Claudia. Claudio Santoianni, Nokia. E anche qui il mute, ok. Perfetto, mi sentite? Assolutamente, perfetto. Prego. Allora, grazie, naturalmente un saluto a tutti i presenti. Chiaramente la nostra posizione di vendor, no? Proverò a trasmettere cosa sentiamo come vendor, come anche esperienza internazionale nell'ottica del recepimento dei vari standard che a livello globale non sono omogenei, quindi abbiamo anche la necessità di pensare alle nostre soluzioni, al nostro approccio in una maniera molto molto flessibile. Allora, è emerso dal rapporto di ICOM e dei commenti precedenti che ovviamente è necessario tenere la guardia molto alta rispetto ai temi della sicurezza informatica. È una guardia che dobbiamo tenere già alta adesso, per esempio nel Nokia Threat Intelligence Report che è stato emesso da Nokia a fine ottobre, lo trovate sul sito, si mostra come i nostri amici hacker trovano sempre delle ottime occasioni per nuove situazioni d'attacco. Un esempio è stato che uno degli ultimi virus o malware che è stato introdotto in rete è arrivato attraverso il sito della Johns Hopkins University, quel sito che molti di noi usano per vedere la diffusione del coronavirus. Quindi si trova addirittura un tipo di entrata di quel tipo. L'altro elemento è che i PC sono tornati ad essere uno dei punti fondamentali di attacco, perché adesso lavorando da casa operiamo al di fuori delle sicure mura informatiche delle aziende. Quindi c'è un tema di sicurezza che ovviamente verrà amplificato dal 5G, perché l'enorme proliferazione degli oggetti che entreranno a far parte della rete porterà grossi potenziali problemi, no? Che è l'oggetto, diciamo, di tutta la discussione, anche perché ci porterà a fare una trasformazione di una società che utilizza le reti verso una società che funzionerà sulle reti, e quindi l'elemento di sicurezza è fondamentale. Dobbiamo anche dire che in realtà le reti 5G nativamente possiedono delle tecnologie come i big data, gli analytics, il machine learning, che hanno, diciamo, in una visione positiva rispetto alla sicurezza, la possibilità di rendere queste reti un vasto sensore planetario rispetto agli attacchi, quindi la possibilità di individuare per tempo istantaneamente anomalie e
anche attacchi multidimensionali. Quindi le reti 5G hanno una potenziale debolezza perché aumentano gli spazi di attacco, ma hanno delle tecnologie che, se correttamente utilizzati, consentono di affrontare il problema. Come posso realizzare uno scenario positivo in termini di sicurezza sul 5G? Affrontandolo attraverso tre aspetti che costituiscono quello che si viene definito il triangle of trust. L'insight, quindi una corretta valutazione del rischio, la scalability, quindi la possibilità di reagire ad attacchi su larga scala, e l'adaptivity, che è rispondere nel modo più adeguato agli attacchi. Quindi, per garantire la protezione dei dati, l'integrità e la disponibilità all'interno delle reti 5G, dobbiamo tenere conto del triangle of trust, dobbiamo essere allineati alle direttive, ovviamente, e Nokia su questo è fortemente impegnata, avendo una visione end-to-end, indirizzandolo su tre assi. Il primo è il design for security, quindi la security deve diventare parte integrante del life cycle di tutte le soluzioni dei prodotti, in accordo agli standard, quindi 3GPP, NESAS, come schemi di riferimento, a cui aggiungiamo le capacità interne, per esempio offerte dai Bell Labs come innovazione, motore di innovazione. Il secondo è indirizzare ogni possibile vettore di attacco, che sia da terminale, da IoT, l'IoT avrà un ruolo rilevante nei 5G, da terze parti, da internet, con soluzioni end-to-end di security, quindi sopra la rete mi metto e osservo, con delle soluzioni che sono in grado di identificare, utilizzando le cose che ho detto prima, quindi machine learning, big data, artificial intelligence, quello che succede. E poi affrontare l'ultimo tema, più delicato, del monitoraggio attraverso l'automazione delle policy, perché la rete sarà così grande, pervasiva, composta da miliardi di oggetti, che solo l'uso di automazione molto spinta permetterà di implementare azioni di reazione, ma soprattutto, se possibile, avere un approccio proattivo rispetto agli attacchi. Diciamo, le prime esperienze nelle reti 5G ci dicono che ovviamente le superfici d'attacco diventano enormi, aumentano a dismisura, e questa è la vera sfida per i team di security, che dovranno contare sempre di più su queste tecnologie, questi strumenti, ma aiutati dai framework regolatori, dovranno soprattutto intraprendere operazioni di prevenzione. Quindi, come Nokia, osserviamo che effettivamente il viaggio verso il 5G lo possiamo iniziare, no? Però, se magari mi passate la battuta, dobbiamo tenere molto ben allacciate le cinture di sicurezza. E quindi diciamo, lo stimolo che emerge dal dibattito e dal vostro report va proprio nella direzione di tenere la guardia alta e quindi ricordarci che non dobbiamo assolutamente trascurare nessuno degli elementi di una catena 5G, assolutamente nessuno. Grazie. Grazie mille per questo interessante contributo. Pinar Sardanghetti, Iliad. Prego. Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito, per questa occasione, per il tema veramente importante e rilevante, e che, insomma, anche come azienda costituisce, insomma, uno dei punti focali nostri, no? Allora, l'emergenza Covid ha avuto senz'altro l'effetto di mettere in grande evidenza, rispetto al dibattito pubblico, la centralità delle reti di comunicazione e quindi la loro sicurezza. Come operatori di telecomunicazioni siamo stati chiamati ad assicurare elevati standard di servizio, mettendo in atto tutta una serie di misure a garanzia della tenuta delle reti e quindi di supporto all'utenza, sia in termini di copertura del segnale che di connettività. Il mutato contesto e le attività intraprese per fronteggiarlo hanno evidenziato due aspetti non scontati e strettamente collegati al tema della sicurezza delle infrastrutture delle reti. Innanzitutto è risultato evidente come lo sforzo in termini di investimenti portato avanti da parte degli operatori nello sviluppo delle reti abbia garantito la capacità di rispondere al conseguente aumento del traffico, come insomma si vede anche nel report di ICOM. Allo stesso modo sono emersi in modo ancora più forte gli ostacoli
che non permettono una rapida infrastrutturazione del paese, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori limiti e fake news sulle tecnologie utilizzate che certamente non aiutano tale processo, anzi rischiano di mettere in discussione quanto sinora conquistato. Infatti qua io mi aggregherei ai ringraziamenti di Roberto Basso al sottosegretario Liuzzi, perché è stato veramente in front line in qualche modo a combattere, a opporsi a quello che purtroppo è emerso anche dal pregiudizio e della disinformazione purtroppo delle persone. E questo è un segnale molto importante. Tornando invece agli ostacoli all'installazione di impianti di telecomunicazione, come riportato anche nello studio appunto di ICOM e nelle ultime segnalazioni dell'autorità antitrust sul tema del scorso 7 luglio, questi si ascrivono principalmente a due ordini di criticità. Da un lato ci troviamo i vincoli burocratici e le resistenze delle autorità locali che frenano il deployment delle reti, dilungando i procedimenti istruttori e ostacolando in parte le opere di scavo e posa delle infrastrutture e delle antenne, ovviamente, anche mediante uso di ordinanze contingibili e urgenti. Dall'altro lato c'è il tema, grosso come una casa, dei limiti elettromagnetici, che sono più bassi in Italia rispetto a tutti i paesi europei, come evidenziato dallo studio appunto che abbiamo letto, e senza previsione di una differenziazione tra le diverse bande. Come evidenziato dall'antitrust, le citate restrizioni rischiano di impedire il corretto dispiegarsi di un efficace processo competitivo basato sulla concorrenza dinamica, e quindi sono idonee a compromettere seriamente il processo di innovazione. In ordine ai richiamati ostacoli, molto è stato fatto dal DL Semplificazioni per velocizzare il rollout delle reti 5G, come diceva sempre sottosegretario, e che noi apprezziamo, prevedendo ad esempio che le limitazioni regolamentari dei comuni possano riguardare siti specifici e non aree generalizzate del territorio, o abolendo il documento di esercizio per le stazioni radioelettriche riservato agli ispettorati territoriali, in considerazione del fatto che le informazioni contenute sono già presenti nelle determine di assegnazione dei diritti d'uso e nella relativa scheda tecnica. Ma, questo è molto importante, dico ma, resta ancora molto da fare. Appare fondamentale, secondo noi, integrare le norme introdotte dal DL Semplificazioni e il recepimento del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, ormai prossimo, rappresenta l'occasione giusta per risolvere le criticità ancora presenti in un'ottica di promozione dello sviluppo delle reti 5G e non solo. In tal senso, secondo noi, è molto opportuno innanzitutto assicurare l'unicità del procedimento autorizzatorio. Occorre garantire che il procedimento autorizzatorio unico disciplinato dal codice ricomprenda espressamente anche gli eventuali subprocedimenti, che oggi si aggiungono a quest'ultimo, prolungando le tempistiche di conclusione. Per quanto riguarda i limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, rimasti invariati nel DL, sarebbe opportuno includere nella condivisione di elementi della rete e risorse correlate anche lo spazio elettromagnetico, soprattutto per le aree critiche. Nel senso che gli operatori dovrebbero essere autorizzati a utilizzare lo spazio elettromagnetico in misura tale da non escludere in toto la possibilità di un utilizzo da parte di altri operatori nuovi sul territorio, tenuto conto degli stringenti limiti normativi. Ovviamente la situazione, lo scenario ideale sarebbe quello di portare ovviamente questi limiti alle medie europee, considerando che stiamo ad oggi a 6 volt per metro a fronte di una media europea che va da 39 volt a 61 volt a seconda della banda. Ovviamente questa azione sarebbe più che fattibile, però capiamo che insomma stia riscontrando una serie, diciamo, in qualche modo di opposizioni da diverse, diciamo, fronti. In tale situazione è quindi necessario snellire le procedure e i vincoli burocratici per incentivare gli operatori a incrementare e velocizzare i propri investimenti nelle reti mobili, in particolare favorendo la diffusione del nuovo standard 5G, attraverso le norme chiare e semplici che rispondono alle esigenze e criticità per lo sviluppo della tecnologia 5G e procedure di enforcement condivise,
Per altro verso, abbiamo constatato come, nonostante le difficoltà legate alla gestione del coronavirus, siano progredite le attività di realizzazione del framework di sicurezza cibernetica con la costituzione del Computer Security Incident Response Team nazionale, e abbiamo constatato come il mese scorso sia stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che ha dato avvio all'articolata e complessa procedura di attuazione della disciplina del perimetro di sicurezza cibernetica. Auspicio da parte nostra che in Italia si proceda in tale senso al fine di completare l'architettura prevista, che per molti versi ha risposto con anticipo alle misure proposte dal toolbox per il 5G della Commissione europea, garantendo in particolare, questo l'auspicio, la semplicità e la chiarezza delle misure ed evitando sovrapposizioni con atti europei di prossimo recepimento. Tenendo a mente, questo è molto importante per noi, ma penso per tutti gli operatori che oggi stanno qua presenti, nell'armonizzazione con le misure europee della complessità del settore e ovviamente degli investimenti che sono in corso oggi. Restiamo in attesa di conoscere le conclusioni a cui perverrà il Consiglio dei Ministri in merito alla proposta di schema di regolamento, che è già approvato in esame preliminare, che definisce le procedure, le modalità e i termini da seguire per le valutazioni che dovranno essere svolte dal Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, augurandoci in ogni caso che venga adottato un quadro regolatorio chiaro e certo e che non sia ovviamente frammentato e dispersivo. Io vi ringrazio. Grazie, grazie Pinar. E a questo punto abbiamo Antonio Spameli, Ericsson. Prego Antonio. Grazie Stefano, spero che l'audio sia buono. Intanto sì. Grazie per l'invito e complimenti al tuo staff, allo staff ICOM per lo studio, a Silvia Compagnucci e a chi ha lavorato a questo studio, perché è molto ricco e dettagliato. L'Italia, come si diceva già nei precedenti interventi, è tra i primi paesi al mondo ad aver assegnato le frequenze 5G. Come giustamente faceva notare l'onorevole Liuzzi, non bisogna perdere questo vantaggio competitivo. Ricordavo che tra il 2018 e il 2019 le frequenze sono state assegnate anche nel Regno Unito, in Spagna, in Finlandia, in Germania. Però ad oggi solo il 20,5% dello spettro 5G è stato rilasciato in Europa. E questo, diciamo, dà un'idea di quale sia questo vantaggio competitivo che abbiamo in termini appunto di tempo. Questo momento critico del paese ha evidenziato ovviamente l'importanza delle infrastrutture, soprattutto digitali per la nostra economia, e questo è il motivo per cui bisognerebbe porre le basi affinché appunto emerga ancora più forte di prima necessità di infrastrutturare il paese dal punto di vista digitale. Sarebbe opportuno stimolare di più le imprese di tutte le filiere, prima si citavano delle eccellenze a livello italiano, perché accelerino appunto i percorsi di digitalizzazione, non solo perché devono essere più resilienti queste aziende durante i periodi di Covid o comunque di crisi che possono vivere nel loro percorso, ma anche per essere ovviamente più competitive rispetto ad altri paesi nel mondo. E quindi il riferimento non è solo al manufatturiero, ma anche alla sicurezza pubblica, ai servizi finanziari, alla sanità, all'automotive, al trasporto, tante eccellenze che noi abbiamo nel paese che andrebbero invece stimolate a sviluppare infrastrutture di 5G. In particolare, noi per approfondire il ruolo del 5G, quindi quantificare l'impatto positivo che il 5G potrebbe avere nella ripartenza europea e quindi anche italiana, insieme a Qualcomm abbiamo commissionato all'Analysis Mason una ricerca che trovate tra l'altro pubblica sul sito ericsson.com per chi volesse approfondire. Questo studio, ve lo sintetizzo, relaziona il costo e il beneficio derivante dall'uso del 5G e lo fa su filiere specifiche. In particolare abbiamo individuato 12 use cases in tutto e li abbiamo analizzati dal punto di vista dell'impatto sociale, economico e di business ovviamente. E quello che risulta è che di fatto l'Europa, a fronte di un investimento X in 5G, ha un effetto moltiplicatore di 4,5.
4,5, quindi investito X appunto in 5G c'è un ritorno di 4,5X. In Italia in particolare ci sono alcune filiere che è molto interessante approfondire perché hanno un ritorno ancora più alto, ad esempio quello della pubblica amministrazione per questioni appunto di deficit attuale, hanno un ritorno che è pari a 6,6. Quindi, diciamo, entrando nel merito di questi valori, di questi dati analitici, appare subito chiaro il vantaggio di introdurre il 5G, la banda larga, e soprattutto di stare nel track che è indicato anche nel Recovery Fund europeo. A questo proposito vorremmo suggerire una misura che è di fatto un'agevolazione fiscale verso la domanda delle imprese, e potrebbe essere appunto un credito di imposta 5G non solo sui beni materiali e immateriali, ma anche quelli appunto inclusivi del capitale umano, quindi lo skilling, l'upskilling, eccetera. Questo permetterebbe sicuramente di accelerare l'impiego delle risorse, di ampliare la ricaduta economica e occupazionale, perché avrebbe un impatto diretto, e di collegare in via diretta l'impiego alla reale ricaduta, quindi per il sistema paese. Diciamo, questa è una misura che noi abbiamo discusso tra l'altro anche in sedi associative e la stiamo portando avanti perché crediamo possa essere utile appunto per il Paese. Il Presidente Guindani, con riferimento agli standard, giustamente l'ha scritto molto bene, ha indirizzato, diciamo, il tema soprattutto evidenziando il fatto che le industrie si sono già mosse, ma sin dalla fase di standardizzazione, tant'è vero che appunto proprio nel 3GPP e nel GSMA sono stati individuati degli schemi di garanzia che tra l'altro hai citato anche tu, Stefano, nella tua presentazione, che sono appunto il NESAS e lo SCAS. Ericsson a questi ha aggiunto anche il Security Reliability Model proprio per sviluppare un concetto di sicurezza che è di processo e segue il ciclo di vita degli apparati. Ecco, noi riteniamo che sia importante non divergere da questi schemi, non solo per una questione di sicurezza, ma anche ovviamente per una questione di scala e uniformità. In realtà proprio grazie a questi schemi che noi stiamo in questo momento impegnando le nostre risorse e le nostre attività proprio nello sviluppo del 5G. Noi siamo presenti nel 60% delle scelte degli operatori a livello globale che ha già lanciato il 5G. Su 7 paesi su 10 e abbiamo già lanciato il 5G in tutti e 4 i continenti, in moltissime realtà con tantissimi operatori. Abbiamo 65 reti già commerciali in campo in 33 paesi e siglato 113 contratti commerciali. Quindi il piano di rollout del 5G corre molto velocemente. Ogni giorno noi installiamo stazioni 5G che riescono a coprire una città grande come Milano, tanto per dare una dimensione. Lo facciamo grazie a una scelta che sta facendo il mercato nei nostri confronti, soprattutto perché investiamo in ricerca. Prima appunto si parlava dei grandi investimenti in ricerca. Ericsson investe il 17% del fatturato mondiale e abbiamo anche una dimostrazione dell'investimento nel paese, perché noi abbiamo 3 centri di ricerca in Italia, basati a Genova, Pisa e Pagani, che producono circa 600 brevetti, hanno prodotto 600 brevetti negli ultimi 20 anni, circa un brevetto ogni 10 giorni, giusto per dare anche qui un elemento di misura. Investiamo in persone, abbiamo oltre 3.000 dipendenti, abbiamo un indotto molto importante, pesiamo sul GDP del paese per oltre 1 miliardo di euro, quindi diciamo è un'azienda che c'è, ci vuole stare in Italia e continua ad investire soprattutto anche in ricerca e sviluppo. Con la ricerca e sviluppo noi abbiamo implementato un prodotto che noto ai più, che è l'Ericsson Radio System, che è in campo dal 2015, che di fatto ha offerto connettività 4G e che oggi con un upgrade software è praticamente diventato 5G ready. Questo ci ha dato un vantaggio competitivo molto importante, perché oggi già 5 milioni di stazioni radio base 5G ready sono presenti in campo e sono adoperate proprio per servizi 5G. Abbiamo un grosso lavoro di interoperabilità verso i chipset, i produttori di chipset, ne supportiamo oltre 40, quindi lavoriamo sostanzialmente con tutti gli smartphone 5G in commercio e abbiamo livelli di prestazioni assolutamente soddisfacenti. Ecco, questo solo per dire che siamo pronti a supportare il paese anche in un momento di grande difficoltà, appunto come quello che stiamo vivendo oggi. Grazie, grazie mille Antonio. Grazie a voi. E a questo punto, nel passare diciamo alla sezione successiva, insomma, chiederei di proiettare, diciamo, di mettere in condivisione il video di Raffaella Paita,
presidente, insomma, della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, che purtroppo non era in viaggio, non poteva essere presente, e quindi pochi minuti, diciamo, di video, e poi iniziamo con il presidente Chieppa la sessione successiva istituzionale. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare ICOM, l'Istituto per la competitività, per l'invito. In realtà non si sente, se riusciamo a metterlo con un volume. La situazione e l'inasprimento della gravità della situazione che stiamo vivendo. In realtà non si sente, direi di ripassare. Se non riusciamo a risolvere velocemente, insomma, di passare direttamente, insomma, al presidente Chieppa, insomma, quindi togliamo la condivisione, per piacere. E non ci dispiace, ma poi, insomma, lo metteremo sul sito. E prego, presidente Chieppa, a lei, diciamo, l'introduzione di questa sessione. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, ho seguito non tutta la sessione precedente perché avevo anche qualche altra cosa e quindi avevo qua l'audio acceso, ho seguito solo alcuni interventi. E, a me spetta introdurre questa, dopo aver sentito, diciamo, il punto di vista di tutti gli stakeholder, introdurre il punto di vista delle istituzioni. E, diciamo, non è la prima volta in cui ci troviamo con ICOM a discutere 5G, è una materia che sta diventando, diciamo, resta attuale, come sappiamo, e la definirei in rapida evoluzione, diciamo, senza essere giunta ancora ad un approdo certo. Quindi è una materia in cui, dal punto di vista quantomeno giuridico, continuano a persistere una serie di incertezze. Quello che è certo e che sappiamo è che nel modificare nel 2019 la disciplina in materia di Golden Power è stato inserito una fattispecie peculiare ad hoc di esercizio dei poteri speciali, che a differenza della tradizionali fattispecie contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legge 21 del 2012, si riferisce all'acquisizione di beni e servizi, quindi a contratti di acquisizione di beni e servizi, e non al passaggio del controllo o oggi anche di partecipazione in minoranza di aziende che detengono asset strategici. E sappiamo anche che questa normativa si è via via evoluta, e sia nella prassi, che ha avuto, diciamo, un'evoluzione che ora cercherò di descrivere, sia nella parte normativa, perché anche nel 2020, con le modifiche che sono intervenute, si fa riferimento come elementi di valutazione alla presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale dall'Unione Europea. Quindi è stato inserito questo elemento di richiamo alle linee guida, ai principi dell'Unione Europea, o comunque elaborati a livello internazionale. Sappiamo anche, quindi resto finora nel campo delle certezze, che la decisione che venne presa nella primavera del 2019 di utilizzare lo strumento della disciplina Golden Power è una decisione che venne presa perché in quel momento, come tuttora, anche se ora abbiamo fatto diversi passi avanti, non avevamo una disciplina sulla sicurezza nazionale cibernetica adeguata e soprattutto adeguatamente implementata. E di questa disciplina l'ordinamento italiano si è poi dotato con il DL 105 del 2019, che prevede l'istituzione di un perimetro di sicurezza cibernetica, che però per la concreta istituzione di questo perimetro e poi di tutto il resto, gli organismi certificatori, eccetera, necessita alcuni passaggi di implementazione. Ci vorrà, avevamo calcolato un anno e mezzo dall'approvazione della legge, stiamo rispettando quei tempi con i vari decreti attuativi, ma ancora non abbiamo quella disciplina implementata. Quindi quella che dovrebbe essere forse la sede naturale di esame di alcune problematiche tecniche
relative al 5G non è ancora oggi quella che io considero la sede naturale, cioè il perimetro di sicurezza cibernetica, ma è quella della disciplina Golden Power. Le due cose non si sovrappongono anche sotto un profilo soggettivo, perché quando sarà in vigore e implementato il perimetro di sicurezza cibernetica, quello sarà un perimetro che si applica non solo ai contratti stipulati con operatori economici extra UE, come è l'articolo 1 bis del DL 21 per il 5G Golden Power, ma anche agli operatori europei, e questa è una differenza, diciamo, di non poco conto. E, il governo, dall'entrata in vigore dell'articolo 1 bis del DL 21, ha sempre esercitato i poteri speciali per quanto riguardano le notifiche relative a contratti relativi a beni e servizi basati sulla tecnologia 5G, e possiamo vedere una sorta di escalation, di evoluzione delle prescrizioni che sono state via via dettate. In questa evoluzione delle prescrizioni ha influito una serie di elementi. Sicuramente il toolbox europeo, ora espressamente richiamato dalla norma di legge, come ho appena sottolineato, toolbox europeo che contiene un principio che è quello più rilevante, che è il principio della diversificazione degli operatori, diversificazione da intendere sia a livello orizzontale all'interno delle diverse tipologie di componenti dell'infrastruttura di rete, core, accesso radio, trasporto, sia a livello verticale. Sappiamo pure che di questa materia si è occupato il COPASIR con relazioni che sono pubblicate, e anche il COPASIR ha dato delle indicazioni che, come il principio di diversificazione che è stato tradotto in prescrizioni che, con cui si prescrive agli operatori, specialmente quelli che non hanno questa diversificazione, di predisporre un piano per la diversificazione dei vendor, anche quella che è la relazione del COPASIR dell'11 dicembre 2019 ha poi avuto, diciamo, uno sfocio in specifiche prescrizioni che hanno riguardato sia la messa a disposizione e la verifica dei codici sorgente, sia l'inserimento in, come clausole contrattuali, dell'obbligo di non comunicare ad autorità governative estere o comunque a terzi date e informazioni acquisiti in relazione all'operazione notificata, e di segnalare se ci fosse un tentativo in questo senso. Altre prescrizioni hanno riguardato l'accesso da remoto da parte del fornitore. Ora, qua forse iniziamo ad abbandonare il campo delle certezze per entrare in quello che forse non solo in Italia ma anche in altri paesi europei è meno certo, nel senso che questi elementi che ho indicato, il toolbox, il principio di diversificazione, il fatto che si sta procedendo con una serie di prescrizioni che forse oggi sono più incisive rispetto alle prime che erano state elaborate in sede di esercizio dei poteri speciali, è un qualcosa che possiamo ritenere ad oggi consolidato, come è consolidato il processo verso la realizzazione del perimetro di sicurezza cibernetica. Dov'è che invece il punto dove abbiamo incertezze? È che sia nel toolbox che nella raccomandazione dell'Unione Europea del 29 marzo 2019 sulla sicurezza cyber si fa riferimento a risk assessment che è lasciato alla discrezionalità degli Stati membri, e nel valutare i profili di rischio viene indicato la necessità di applicare restrizioni adeguate ai fornitori considerati ad alto rischio. Quello su cui, diciamo, manca un elemento di certezza oggi è in base a cosa un vendor, un fornitore può essere definito high risk vendor. E su questo, mi sembra, il tema su cui i vari stati si stanno confrontando anche con soluzioni diverse. Sappiamo quello che è la posizione assunta da UK su questo tema, con un ambito temporale che è del 2027 per
la fuoriuscita di alcuni operatori sostanzialmente dal mercato, sappiamo invece atteggiamento diciamo più prudente da parte di altri stati europei o comunque ancora non definito. Io penso che il punto, consentitemi insomma di chiudere così questo mio intervento introduttivo, su cui ancora non vi è certezza e che dovrà forse richiedere, è auspicabile che ci sia anche una posizione comune a livello europeo, anche se questa non è una materia in cui necessariamente debba intervenire una disciplina europea vincolante di Stati membri, sia quello poi sia quello proprio di definire il concetto di high risk vendor, o meglio di decidere se questo concetto debba essere lasciato solo a una valutazione strettamente tecnologica, che poi sarà oggetto, una volta che ci sarà il perimetro di sicurezza cibernetica, della certificazione da parte di chi sarà deputato, l'organo CBCN che sarà deputato alla certificazione, o se invece in questa valutazione debbano entrare anche altri elementi, come quelli indicati nella relazione del COPASIR, che poi hanno costituito oggetto di alcune specifiche prescrizioni, o anche altri elementi che possono essere derivare in via indiretta. In via indiretta cosa intendo? Il ban nei confronti di alcuni operatori adottato dalle autorità statunitensi, dal presidente Trump, ha degli effetti indiretti anche sulla acquisizione di componentistica, e valutare quanto questi effetti indiretti possano incidere sulla affidabilità da parte dei vendor. Io penso che questi ultimi che ho detto sono gli elementi di incertezza, che capisco che creano incertezza sia dal lato dei vendor sia da parte degli operatori delle telecomunicazioni su quello che saranno gli esatti l'esatto framework, l'esatto quadro di riferimento in futuro. E ripeto, su questo forse sarebbe auspicabile avere una posizione comune a livello europeo e chiarire il dubbio che ho indicato su come definire il concetto di high risk vendor. Mi fermerei qui, grazie. Grazie Presidente, insomma, anche per aver definito in maniera molto chiara qual è il problema in questo momento. È chiaro che, come appunto diceva lei stesso, non è un dubbio di poco conto, nel senso che chiaramente a cascata rischia di frenare molto lo sviluppo del 5G in Italia, quindi naturalmente l'auspicio, non entro nel merito, insomma anche qui, insomma, nello studio abbiamo detto alcune cose, però è chiaro che la variabile temporale è una variabile importante, direi, insomma, essenziale. Abbiamo visto, insomma, purtroppo l'Europa, non solo l'Italia, insomma, l'Europa nel suo complesso è indietro. E tra l'altro, insomma, a differenza di altre di altri standard tecnologici, di altre tecnologie, insomma, qui avevamo, diciamo, e abbiamo la possibilità di fare meglio. Insomma, in teoria non c'è un gap come c'è, insomma, ad esempio, nell'intelligenza artificiale piuttosto che in altre tecnologie. Quindi credo davvero sia importante per tutti cercare di chiarire il prima possibile la questione, che ovviamente è una questione assolutamente rilevante. Do a questo punto la parola all'onorevole Bruno Bossio, e ecco, chiedo a questo punto di limitare gli interventi, insomma, massimo a 6-7 minuti, in modo da poter rimanere nei tempi. Prego. Grazie per l'invito, come sempre, grazie Stefano e ICOM per queste iniziative e per gli approfondimenti dello studio che hai presentato anche con le slide, sono sempre molto stimolanti. Colgo l'occasione, visto la platea così ampia e rappresentativa, di ricordare che sulla questione del 5G in questa legislatura è da parecchio che ce ne stiamo occupando, e in particolare circa un anno fa abbiamo in Parlamento, in aula alla Camera, bocciato la mozione Cunial
che sostanzialmente poneva il problema della pericolosità dell'installazione delle antenne 5G, e invece chiedevamo al governo quello che poi in effetti successivamente ha fatto, cioè adoperarsi per rivedere e omogeneizzare la normativa in maniera tale che quello che stava iniziando, cioè il fatto che anche a livello locale si bloccassero queste installazioni, fosse, diciamo, superato attraverso questo impegno esplicito del governo, anche perché sappiamo che poi anche successivamente, causa pandemia, siamo andati avanti sostanzialmente con decreti legge, e devo dire che il decreto semplificazione non nasce dal nulla, nasce anche da queste battaglie parlamentari che sono state fatte insieme agli operatori, non solo per semplificare appunto i lavori, ma anche, diciamo, per bloccare, e credo che ci siamo riusciti, quelle che erano delle iniziative piuttosto, diciamo, folcloristiche, direi, però pericolose da parte degli enti locali. Perché abbiamo capito, e devo dire che i parlamentari anche che sono invitati spesso in questi convegni ICOM, ma in generale alle iniziative, siamo parlamentari che facciamo parte anche dell'intergruppo innovazione, e abbiamo consapevolezza di quanto il digitale sia fondamentale per lo sviluppo di un paese. Condividiamo quella che è stata, diciamo, l'idea che ha lanciato la von der Leyen, che il prossimo decennio sia finalmente, definitivamente, il decennio della transizione al digitale. È chiaro che il 5G dentro questa transizione al digitale ha un valore fondamentale, lo scrivete nello studio, io lo ripeto sempre, che è quello di essere il fattore abilitante delle tecnologie più innovative. E credo che, in questo senso ci siamo espressi anche qui in aula nella legge, nei rilievi fatti nella commissione bilancio a Recovery Fund, che gli investimenti fossero soprattutto, per esempio, nella direzione del cloud edge computing, appunto dell'internet delle cose, dell'intelligenza artificiale, dentro un ragionamento, condivido, diciamo, l'intervento di Ericsson, di un credito d'imposta al limite per il 5G, perché io penso, e l'ho detto anche in altre sedi, che il tema della banda ultralarga non vada affrontato attraverso gli investimenti del Recovery Fund, perché comunque già gli investimenti nelle aree bianche ci sono gli investimenti degli operatori, va rafforzata soprattutto tutto quello che c'è intorno all'ecosistema che favorirà sostanzialmente lo sviluppo di questa tecnologia. Non sto a dire a che cosa serve, perché siamo qui tutti addetti ai lavori, guardiamo i fatti. Io ho sempre sottolineato che negli indicatori DESI, dove siamo sempre quasi al 25esimo posto su 28, sia nel 2019 che nel 2020 eravamo, rispetto al 5G, al secondo posto e al terzo posto. Non c'eravamo per caso, perché gli indicatori si basano sui valori degli anni precedenti. Il 2018 è stato l'acme della sperimentazione sul 5G, e quindi i valori del 2019 ci davano al secondo posto, i valori del 2020 ci danno al terzo. Il rischio però che se si abbassa, diciamo, il lavoro e gli investimenti sul 5G, nella prossima, diciamo, tornata degli indicatori DESI, questo indicatore positivo, naturalmente ci auguriamo che migliorino sicuramente gli altri, potrebbe modificarsi. E quindi io capisco quello che ha detto poco fa il presidente Chieppa, e ho partecipato anche con grande attenzione alla conversione del decreto sul perimetro cibernetico nazionale, e ho trovato discutibile, anzi ho provato anche ad oppormi, devo dire la verità, che il 5G non rientrasse lì dentro, ma dentro il discorso sostanzialmente della Golden Power, perché capisco che però le preoccupazioni sono legate a una capacità in qualche misura di definizione europea, per come ha detto il presidente Chieppa. Però io penso che come parlamentari, diciamo, italiani, abbiamo il dovere di non disperdere questo vantaggio competitivo. Io credo che questa è una missione fondamentale,
E quindi voi stessi nello studio dite che le restrizioni, che sicuramente non è legata a una problematica tecnologica, ma evidentemente a una problematica geopolitica, tutta da dimostrare rispetto, diciamo, a quelle che sono le preoccupazioni che lo stesso Copasir ha sottolineato e che, devo dire esplicitamente, io non condivido. Penso che in questo momento perdere, fare delle restrizioni rispetto ad alcuni vendor sia, diciamo, da parte dell'Italia una, diciamo, disponibilità a perdere un vantaggio competitivo che io non capisco perché dovremmo fare. Quindi io credo che sicuramente bisogna al più presto spingere perché ci sia sostanzialmente tutti i passaggi previsti dalla legge, la legge del 133 del 2019, ma dobbiamo soprattutto, se vogliamo effettivamente, ripeto, non perdere questo vantaggio competitivo, non solo investire con i finanziamenti del recovery fund importanti, ma soprattutto, diciamo, non accettare sul livello tecnologico, fermo restando tutte le strategie che abbiamo adottato a livello italiano e che credo che siano tra le migliori, fermo restando tutte le strategie per la difesa e per la cybersicurezza, noi dobbiamo, diciamo, investire di più perché questo vantaggio competitivo lo manteniamo. Grazie. Grazie mille, Enza. Assunto, non so se è collegato Massimiliano Capitanio, e altrimenti andrei avanti con Nunzia Ciardi. Prego, direttore. Eccoci, buonasera, salve. Ovviamente Polizia Postale, insomma. Grazie. Prego. Allora, io ho seguito questa prima parte del panel e ovviamente sono, come dire, costretta a cambiare un po' l'angolo prospettico della discussione, dell'esposizione tenuta finora, e mi sposto su un ambito più prettamente criminale, diciamo così, che è il tema che mi riguarda strettamente. Quindi il 5G rispetto che fattore può diventare rispetto alla criminalità informatica. Ovviamente sappiamo il 5G che tipo di performance può indurre tutti i nostri dispositivi, a cominciare dall'IoT, dall'internet delle cose, che saranno tutte in rete, molto più connesse, molto più collegate, bassissimi tempi di latenza. Tutto questo logicamente creerà un ecosistema digitale spinto, in cui tutti noi saremo collegati non solo con i nostri dispositivi di riferimento, ma con tutti quelli che popoleranno le nostre vite, le nostre case, in modo poi progressivamente maggiore. Tutto questo logicamente non farà che ampliare la superficie d'attacco criminale che vedrà crescere le opportunità di inserimento in un settore così ghiotto. D'altra parte è quello che abbiamo per altro verso visto durante questo tragico periodo, quello della pandemia. Quando parliamo di ecosistema digitale, purtroppo spesso non si tiene conto di quanto questo sia legato strettamente poi alle emergenze che di volta in volta caratterizzano la nostra vita. Oggi, dai mesi tragici di gennaio di quest'anno, in cui la pandemia purtroppo ha preso in ostaggio il nostro paese, ma il mondo, noi abbiamo visto un intensificarsi delle connessioni, un intensificarsi della società digitale mai visto prima. Sostanzialmente la pandemia ha funzionato da acceleratore sostanziale sui processi digitali, è stato un acceleratore potentissimo dal quale però non torneremo indietro, anche quando questa emergenza, cosa che ci auguriamo il prima possibile, sarà finita, non si tornerà indietro, perché oramai pensiamo solo allo smart working, quanto lo smart working abbia preso piede per quanto riguarda il lavoro delle aziende, quanto molto di questo resterà
indipendentemente dalla pandemia. Ecco, lo smart working ha allargato in modo sensibile il perimetro di un'azienda, cioè ha allargato il perimetro da proteggere di un'azienda e quindi il perimetro di rischio di un'azienda, di un'istituzione, eccetera. Purtroppo anche, come dire, favorito dal fatto che non tutti eravamo pronti a questa spinta digitale che la pandemia ha impresso ai nostri sistemi. A titolo puramente esemplificativo pensiamo alle scuole e alla didattica a distanza, quanto ha dovuto forzare sui tempi e quanto abbia inciso sulla performance di alcuni sistemi che non erano pronti. Ecco, il 5G sarà un altro potentissimo acceleratore con i quali bisognerà far assolutamente i conti in una strategia di sicurezza globale del nostro paese. Occorrerà assolutamente, per quanto riguarda la sicurezza nazionale, come ha già accennato il sottosegretario Chieppa, ci sarà il perimetro di sicurezza cibernetica che curerà la sicurezza nazionale e gli approvvigionamenti riguardanti la sicurezza nazionale. Poi c'è tutto invece il discorso criminale, il crime inteso in senso lato, che riguarderà invece tutto il nostro settore. E qua occorrerà assolutamente creare una rete di rinforzo, di consapevolezza, altrimenti la curva, come è già successo con la pandemia, in cui abbiamo visto la curva dei reati digitali impennarsi quasi quanto la curva dei contagi, purtroppo, anche il 5G potrà aumentare esponenzialmente le possibilità criminali, aumentando esponenzialmente il numero di dati che viaggeranno sulla rete. A tutto questo si aggiunga poi una difficoltà che abbiamo visto ultimamente del 5G sul discorso di fake news che insistono sul 5G. Abbiamo visto molti comuni avere difficoltà a investire e a far investire le aziende su tutta la dorsale che occorre per creare il 5G. Ci sono notevoli fake che sono cresciute in questo ambito, che addirittura il 5G avrebbe favorito l'epidemia da Covid, o altre fake di questo genere che in un tavolo come questo fanno sorridere, ma che purtroppo ha portato addirittura ad incendi di alcuni impianti, a manifestazioni, a forme di resistenza popolare che hanno portato alcuni comuni a vietare l'installazione di antenne 5G. Detto questo, noi siamo sui tavoli più significativi, anche in riferimento al gruppo di coordinamento che affianca la presidenza nel Consiglio nell'esercizio della Golden Power in materia di 5G, esiste, è supportato da un tavolo tecnico di cui fa parte anche il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, proprio per seguire anche l'ambito Golden Power riferito al discorso della 5G. Mi rendo conto che i tempi sono limitati, non voglio rubare spazio ad altri relatori, però questi mi sembravano i punti fondamentali da chiarire e quanto il 5G renderà necessario un impegno sempre maggiore della nostra società nell'ambito della prevenzione e della repressione dei crimini digitali. Grazie dottoressa, e a questo punto abbiamo Domenico Ferrara della Commissione Europea. Salve, sentite? Sì. No, io non la vedo, però insomma si sente bene. Ah, ok. Ho il video. Ok, in ogni caso... Ma vada, non ti preoccupi. Ok, prima di tutto un ringraziamento per l'invito e soprattutto per la redazione del paper che ho trovato molto, molto dettagliato e ben strutturato. Dunque, oggi vorrei dare una panoramica molto breve su quelle che sono le iniziative della Commissione europea per quanto riguarda l'aspetto cyber security del 5G. Si è riscontrato il bisogno di agire a livello europeo essenzialmente per evitare il classico rischio di avere nel mercato comune
degli approcci divergenti in quest'area, in un'area che, come tutti sappiamo, ha anche, diciamo così, un impatto dal punto di vista geostrategico. E visto che la tecnologia 5G tocca anche aspetti relativi alla sicurezza nazionale, si è, diciamo così, deciso di agire attraverso strumenti di soft law, se vogliamo, che richiedono uno sforzo maggiore per la promozione del consenso, ma che, diciamo così, non sono così stringenti e lasciano agli Stati membri la possibilità di declinare le loro politiche anche tenendo conto delle specificità nazionali. E direi che la raccomandazione del marzo 2019, su cui, diciamo così, che è stata adottata dalla Commissione, deve essere vista in quest'ottica. Ed è importante anche ricordare che il lavoro per l'implementazione della raccomandazione è svolto in seno al Cooperation Group della NIST, della direttiva NIST, che vede appunto un ruolo preponderante degli stati membri, mentre la Commissione e l'ENISA, quindi l'Agenzia per la Cyber Security Europea, svolgono più che altro un ruolo di supporto delle attività degli stati membri. Ovviamente, come sappiamo, l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, è co-chair di questo gruppo di lavoro, quindi anche qui un ruolo preponderante per il nostro paese. E effettivamente le tappe della raccomandazione, diciamo così, sono le seguenti. Abbiamo chiesto agli stati membri di attuare una valutazione di rischio a livello nazionale, e abbiamo avuto un'ottima risposta con tutti gli stati membri che hanno inviato, con più o meno dettagli, una valutazione, diciamo così, un risk assessment a livello nazionale. E questo è stato un evidente segno del bisogno di intervenire, prima di tutto, del grado di interesse a livello nazionale, ma anche, diciamo così, un segno da parte degli stati membri di avere un approccio e un intervento a livello europeo, e quindi anche il bisogno di agire in maniera concertata. La valutazione del rischio a livello nazionale è stata la base per la redazione di un risk assessment a livello europeo, che essenzialmente ci ha permesso di elaborare una serie di scenari di rischio, sulla quale poi è stato adottato e redatto il toolbox con una serie di misure sia strategiche che tecniche. E il risk assessment a livello europeo essenzialmente ci dice due cose importanti: che, come è stato detto, il 5G comporta nuovi rischi per la sicurezza, l'allargamento del campo dell'attack surface e l'aumentata criticità del rapporto tra vendor e operatore. E il toolbox, attraverso le misure sia strategiche che tecniche, è uno strumento a disposizione degli stati membri che vogliano, di maniera, in base al loro valutazione del rischio, controllare questi rischi. Nello stesso giorno in cui il toolbox è stato approvato, la Commissione ha anche pubblicato una comunicazione a sostegno di queste misure, elencando una serie di aree in cui effettivamente la Commissione, in virtù della sua competenza in queste aree, può apportare un contributo tangibile. Una breve panoramica sulle misure strategiche: le più, le più importanti sono già state menzionate, quindi la promozione del principio di diversificazione dei vendors nelle reti degli operatori, il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali, questa è una cosa che in Italia è stata già attuata, e per esempio un esempio di misura tecnica riguarda la necessità degli operatori che abbiano misure, la necessità che gli operatori abbiano misure appropriate per l'access control,
oppure misure come per esempio la certificazione della componentistica 5G. Ecco, quella della certificazione per esempio è un buon esempio di misura dove la Commissione può supportare le attività degli Stati membri. Infatti attraverso il Cyber Security Act la Commissione ha creato proprio un quadro di certificazione a livello europeo. Ci sono già due schemi in preparazione e un altro schema possibile potrebbe appunto riguardare quello sulla componentistica 5G. Quindi questo, diciamo così, è il background. Che cosa, per quanto riguarda le attività in atto e le attività future? Dunque, la raccomandazione praticamente è stata, se vogliamo, completata, e quello che ci aspetta adesso è di rivedere la raccomandazione, e per fare ciò stiamo la commissione è è in contatto con le autorità nazionali. Abbiamo una serie di incontri bilaterali con tutte le autorità dei paesi membri per ricevere input concreti sull'implementazione delle misure del toolbox. E sulla base di questi input ci proponiamo di pubblicare una revisione della raccomandazione nel pacchetto Cyber Security che sarà che includerà prima di tutto la revisione della NIS, della direttiva NIS, e tra le altre cose includerà anche la revisione della raccomandazione 5G, e questo pacchetto è atteso per la metà di dicembre. Una breve overview una breve panoramica di quelli che sono gli input. Prego di avviarsi alla conclusione, siamo okay, già allora, prego. Ok, allora diciamo così che i punti che sono stati sollevati, come per esempio la valutazione del risk profile, è un elemento che è emerso chiaramente come, diciamo così, dove, un elemento dove la Commissione può supportare di più gli Stati membri. Ci proponiamo a tal riguardo di lanciare uno studio tematico su questa misura specifica, e anche diciamo, dal punto di vista dei programmi di finanziamento vogliamo sapere se ci sono attività o fondi da poter sbloccare per supportare il deployment di maniera sicura del 5G, e diciamo così, questo è un po' quello che abbiamo fatto e quello che faremo su questo argomento. Molte grazie anche insomma per averci informato sui prossimi passi attesi in Europa. Insomma, molti degli intervenuti hanno fatto riferimento all'Europa, insomma, a cominciare naturalmente da noi stessi. Maria Laura Mantovani, senatrice del Movimento 5 Stelle, che ha avuto modo, mi pare, in Commissione Affari Costituzionali di guardare insomma l'implementazione anche del perimetro, l'attuazione del perimetro di sicurezza. Prego. Grazie Stefano, grazie dell'invito. Mi scuso anche per essere arrivata tardi a questo evento per un altro impegno, e quindi non ho potuto seguire appunto la parte introduttiva di presentazione della relazione, e purtroppo nemmeno l'esposizione della sottosegretaria Liuzzi. Quindi magari mi scuso fin da ora se forse dirò qualcosa che magari è già stato evidenziato. Comunque mi sono appuntata solo pochi punti. E per la questione relazione, installazione 5G e cittadini e comuni e tutta la vicenda Stop 5G. C'è stato un impegno durante appunto i mesi primaverili e estivi, direi di buona parte dei parlamentari, tenere webinar o anche convegni informativi che andassero proprio incontro a quelle esigenze dei cittadini di conoscere di più, di rispondere
alle domande portate alla luce dalle fake news sul 5G. E veramente da parte di tanti c'è stato appunto questo impegno, e dove si è potuto arrivare a un dialogo, a un confronto, le paure e le preoccupazioni si sono sicuramente ridimensionate. E quello che manca, abbiamo scoperto insomma mancare, è appunto una conoscenza di base di quello che è l'operatività della trasmissione in radiofrequenza, ma proprio concezioni di base, ecco, che impedivano di poter valutarne anche la pericolosità o la non pericolosità. Quindi io da questo punto di vista chiederei anche un impegno anche a tutti gli operatori commerciali nel fare anche un'opera educativa, perché questo è stato, per quel pochino che abbiamo potuto fare noi, è stato effettivamente fondamentale per andare incontro appunto alla risoluzione di tante preoccupazioni. Per quello che riguarda la connettività in generale, didattica a distanza e smart working hanno evidenziato che l'infrastrutturazione delle reti banda ultralarga, fibra ottica, ma anche mobile, sono insufficienti sul nostro territorio. Quindi, per quanto riguarda in particolare gli operatori di rete mobile, in generale c'è da raggiungere tutto il territorio. Ecco, sicuramente ci sarà la necessità di effettuare la transizione 4G-5G anche mantenendo l'interoperabilità tra le due reti, per mantenere la continuità del servizio in base ai dispositivi che anche la popolazione possiede. E pensiamo bene, cioè sarebbe anche qua bello avere più visibilità, più open data, diciamo, no? su com'è effettivamente il servizio offerto dagli operatori, se effettivamente si arriva ovunque, dove non si arriva. Per il cittadino è importante sapere se nella propria area di residenza il servizio è offerto e da chi e con quale qualità. Quindi la divulgazione di dati per conoscere e per essere più consapevoli diventa sempre più importante. Ormai dappertutto, no, sentiamo dire che abbiamo bisogno di dati per basare le nostre scelte e le nostre decisioni. Anche il cittadino ha bisogno di avere questi dati e sempre più sarà educato e si autoeducherà, anzi lo chiede, di avere i dati necessari per poter fare le scelte appropriate. Quindi anche sulla copertura del territorio con le reti 4G e 5G sarebbe bene che gli operatori fossero più aperti. Poi problematica più grande, secondo me, è la relazione con gli over the top, perché qua c'è il problema fondamentale. Mi scusi senatrice, no, giusto perché ci stiamo avviando rapidamente alla parte finale, sui temi, diciamo, di questo convegno, quindi sulla ovviamente tutti quelli che ha citato sono importantissimi, quindi il perimetro di sicurezza e insomma in generale il tema della cyber security, mi faceva piacere insomma avere qualche suo spunto in breve. Le dico, sulla cyber security, concentrarsi tanto a livello di rete, come si sta facendo, ecco, lo trovo un po' fuori tempo. La sicurezza sarebbe, a mio avviso, più necessaria sui sistemi, e quindi una richiesta, diciamo così, concentrata sui produttori, sui vendor
di apparati è strana, a mio avviso. E sarebbe meglio concentrarsi sulla sicurezza dei sistemi e end-to-end. Quindi almeno anche sulla questione perimetro di sicurezza cibernetica, credo che bisognerebbe un po' riequilibrare gli ambiti dove si va effettivamente a influire. E questa era, diciamo, la cosa fondamentale. Grazie mille, senatrice. A questo punto andrei appunto avanti con Mario Nobile, direttore generale del MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Io modifico il mio intervento per stare nei 7 minuti, visto che Stefano da Empoli ci ha dato un tempo giustamente compattato. Modifico il mio intervento perché già ho ascoltato i precedenti interventi e quindi volevo raccontarvi qualche esperienza sulle quali il 5G sicuramente può rappresentare un fattore abilitante incredibile. Come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo l'emergenza Covid, dopo marzo, abbiamo spinto sugli operatori di trasporto pubblico locale perché, ricorderete tutti, la domanda di trasporto si è completamente frammentata, si sono modificate le abitudini, non ha più senso parlare di periodi di punta e periodi di morbida. Adesso, senza spingerci a questioni quasi filosofiche come il south working o modalità di cambiamento urbanistico delle città, ciò che è avvenuto è che le aziende che esercitano il trasporto pubblico locale avevano esigenza di dare subito informazioni all'utenza. Avrete visto che in diverse realtà italiane, anche con standard GTFS, quindi con modalità che consentissero di dare queste informazioni al pubblico, si sono iniziate a dare informazioni sull'assembramento a bordo dei mezzi, su quello che si chiama tecnicamente il load factor, quindi quanto un autobus è carico, quanto a una fermata della metropolitana o del tram ci sia una presenza, un assembramento o comunque una presenza densa di persone. Tutto questo è stato fatto dalle aziende di trasporto pubblico locale spingendo sulla tecnologia che già avevano, perché immaginate che montare a bordo di un autobus apparati richiede comunque dei tempi incompatibili con quella che era l'emergenza da fronteggiare. Ebbene, in tutto questo l'esigenza di avere una rete potente che consentisse di integrare questi IoT, questi sensori che comunque erano localizzati sui mezzi, è fondamentale. Allora, vi ho raccontato brevemente questa esperienza perché manca alle aziende di trasporto pubblico locale non soltanto la capacità di connettere in maniera veloce tutta una serie di elementi e di apparati che già hanno a bordo dei mezzi o presso le fermate, ma manca soprattutto l'integrazione a livello di smart city con tutte le altre componenti del trasporto. Mi spiego meglio. È chiaro che l'uso della metropolitana o l'uso di un bus è una parte del viaggio che tutte le persone fanno, non più, ripeto, in periodo di punta, in periodo di morbida, perché non ci stiamo spostando dalle 8 alle 9 del mattino, ma in maniera molto più diversificata, dalle grandi organizzazioni alle piccole imprese. Ma tutto questo ci spinge a dire che, ben conoscendo il ruolo della tecnologia abilitante come un ruolo che è un mezzo, non un fine, noi stiamo, e proprio ieri la ministra De Micheli ha avviato un tavolo con tutte le regioni italiane e con le associazioni di categoria del trasporto pubblico locale, stiamo avviando un lavoro di riforma che è teso a offrire sicuramente migliori servizi e andare verso un'offerta di trasporto più idonea a questo nuovo scenario di domanda, ma che in qualche maniera deve spingere anche sulle informazioni, non soltanto di infomobilità, dove si trova l'autobus e dove ho il tale mezzo di trasporto, ma anche sull'integrazione dei posti disponibili a bordo,
della prenotazione dei posti disponibili a bordo e del pagamento che deve avvenire in maniera integrata. Quindi, perché ho voluto dare questo taglio al mio intervento e per non ripetere gli interventi precedenti? Nel vostro studio, molto interessante, avete parlato dell'aumento del volume del traffico di internet per attività ludiche, per attività lavorative, per attività di didattica a distanza. Noi dobbiamo assolutamente accelerare sulla messa a terra. Stefano D'Empoli prima diceva avevamo una certa posizione anche privilegiata rispetto ad altri paesi europei, con le gare, con le licenze, con tutto ciò che gli operatori stanno facendo. È il momento, questo è un po' il mio invito a tutti, a me stesso prima di tutto, è il momento di cominciare a fare dei POC reali, delle esperienze reali, perché il mondo dei trasporti, sia urbani che non urbani, ha assolutamente necessità di una rete affidabile, veloce. Non ripeto quello che ha detto la collega Ciardi della Polizia Postale, ci sono tematiche di cyber security e di riservatezza del dato, ci sono ampliamenti dei perimetri ai quali siamo abituati, perché è chiaro che il gestore di un'azienda di trasporto pubblico locale deve proteggere in maniera molto più pervasiva quella che è la sua rete e quello che è l'aggancio e la connettività rispetto ai mezzi di trasporto, che ricordiamolo sono potenzialmente degli oggetti molto molto pericolosi se non controllati e non protetti a livello adeguato. Quindi chiudo, e quindi sto nei 6 minuti e 10 secondi, e chiudo per dire proprio in questa esperienza, che per noi sta rappresentando anche un'opportunità nella crisi che abbiamo visto, dobbiamo cominciare a fare uso di queste tecnologie, a verificare sul campo i singoli problemi. In alcuni casi, questo per farvi un esempio, alcune aziende di trasporto pubblico locale hanno usato le schede wifi a bordo per determinare il numero di persone presenti sul mezzo in modalità passiva. Questo è un metodo preistorico rispetto a ciò che ci consente il 5G, quando i nostri apparati 5G saranno contabili e determinabili in maniera molto più analitica. Quindi è il momento di mettere a terra esperienze concrete. Grazie. Grazie direttore, e in effetti mi pare il suo intervento abbia ben illustrato l'importanza, diciamo, dello use case trasporti, ovvero dei vari use case trasporti per il 5G, quindi insomma mi pare davvero insomma elementi concreti. A questo punto passerei la parola a Eva Spina, e naturalmente chiedendole a che punto siamo insomma rispetto al CNCV che è stato più volte evocato insomma a partire dal nostro studio. Prego, dottoressa. E non la sentiamo. No, non lo sentiamo. Farei così, se lei è d'accordo, darei la parola al senatore Urso e poi andrei da lei, sperando appunto riesca a risolvere la questione nel frattempo. E, prego, la vedo camminare, però è in muto. Ok, ecco, ci siamo. Sì, l'ho ascoltata con grande difficoltà perché sono in mezzo alla strada da un'ora, però ho ascoltato gli interventi. La prima cosa che vorrei dire, in riferimento a quanto detto dal collega della Camera dei Deputati all'inizio di questa sessione, che il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che è un comitato particolare, che voi sapete è eletto, anzi è designato dal Parlamento per legge in modo paritetico, 5 componenti della Camera, 5 del Senato, 5 della maggioranza e 5 dell'opposizione in maniera paritetica. È l'unico comitato che per legge deve essere paritetico. Qualunque sia la forza dell'opposizione in Parlamento,
all'opposizione solo in questo comitato spetta per legge la metà dei componenti e in più il presidente, che per legge è l'unico caso previsto dal nostro sistema legislativo, deve essere guidato da un componente dell'opposizione. Perché dico questo? Perché le delibere del comitato, nel caso del 5G, così come anche in altri casi, sono avvenute in questa legislatura e non a caso, lo dico, alla unanimità. L'indagine conoscitiva sul 5G è stata iniziata sotto la presidenza dell'amico Lorenzo Guerrini, che allora era un esponente della opposizione, e si è poi conclusa nella parte finale sotto la presidenza del collega Volpi, che nel frattempo con la Lega era passato all'opposizione. Ebbene, i 10 componenti del comitato, sia quelli che erano sono espressioni oggi della maggioranza o anche ieri o dell'opposizione, hanno votato all'unanimità quel documento dopo un anno di lavoro segretato, un anno in cui noi abbiamo potuto audire quello che altri colleghi della Camera del Senato non possono audire, e per questo ci hanno delegati a farlo in nome loro, audire audizioni segretate dai capi dei servizi e dell'intelligence in alle aziende in campo, compresa Huawei ovviamente, e leggere quello che altri non possono leggere perché sono appunto documenti segretati. Noi abbiamo l'obbligo di non rivelare le fonti, le informazioni e quello che conosciamo in quella sede. Appunto, è al termine di un anno di indagini, quindi molto minuzioso, sotto presidenze diverse, tutti i componenti del comitato, ripeto, alla unanimità, hanno approvato un documento che sostanzialmente invita il Parlamento e quindi il governo a non utilizzare la tecnologia 5G nella nostra struttura 5G perché è a rischio la nostra sicurezza nazionale. Questa è la conclusione del comitato parlamentare dopo un anno di indagini, e su questo credo che ovviamente chiunque può dissentire, ma noi lo abbiamo deciso votando un documento che ovviamente è una conclusione ancorché sostanziata e circostanziata di oltre 30 cartelle ed è pubblico, ma che ovviamente non può citare in maniera chiara quello che i motivi per cui noi giungiamo a questa conclusione, molto spesso perché i motivi sono stati ovviamente segretati. A fronte di questo documento si è mossa poi la politica del governo, sia nell'estensione della Golden Power, sia nel perimetro di sicurezza nazionale, per pure porre appunto sotto, come dire, maggiore sicurezza nazionale l'evoluzione della tecnologia. È chiaro che il nostro giudizio è un giudizio di chi ha il dovere di dare in quanto delegato del Parlamento nell'ambito della sicurezza nazionale, ma non è il giudizio complessivo, nel senso che tutti noi siamo consapevoli che in ogni decisione bisogna bene equilibrare quanto riguarda la sicurezza nazionale di quanto possa riguardare l'evoluzione della tecnologia, il sistema, la competitività generale del sistema paese. Ci rendiamo ben conto, un esempio l'abbiamo in questi giorni, garantire la sicurezza sanitaria e nel contempo non fermare il sistema produttivo del paese. L'equilibrio è sempre un equilibrio tra esigenze diverse. Noi vi abbiamo detto con chiarezza e univocità di intenti qual è il giudizio del comitato in merito alla sicurezza nazionale. Non si può utilizzare la tecnologia cinese. Poi è ovvio che tutto ciò va misurato e contemplato con le esigenze dello sviluppo tecnologico, della competitività complessiva del sistema paese, quindi il suo sistema produttivo e non soltanto, e quindi ci possono essere decisioni come quella della Gran Bretagna di, come dire, diluire gli effetti nel tempo, o come quello in cui si stanno orientando sostanzialmente anche con noi, anche loro, i nostri partner europei, nello sviluppare, nell'accrescere la competitività della tecnologia e delle aziende europee. Certo, ci vuole del tempo, ma quella è l'unica strada che il Comitato consiglia per evitare che il nostro paese sia soggiogato da chi può carpire le nostre informazioni e quindi in qual modo, essendo il mondo di oggi, un mondo in cui chi conosce domina, essere a nostra volta dominati. Su questo credo che il giudizio, proprio perché unanime, debba essere rispettato. Mi auguro che il nostro paese ne sia consapevole e che si muova oggi più che mai insieme ai nostri partner europei per sviluppare
una tecnologia europea, per esempio per sviluppare il cloud europeo, argomento altrettanto importante, e per sviluppare le infrastrutture a fibre ottiche, argomento altrettanto importante, accanto a quella del 5G, in una logica che ci possa consentire di essere sovrani a casa nostra, garantendo le nostre informazioni, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Tutti i paesi devono garantire le proprie informazioni, i propri dati, l'Italia più di altri, sia perché è il confine del nuovo conflitto globale tra Cina e il resto del mondo, che non è un conflitto economico e commerciale, ma è un conflitto di civiltà, se permettete, tra chi ha il rispetto delle persone e delle libertà e chi non lo ha, o comunque non dimostra di averlo, come evidente a tutti, per esempio, nel caso di Hong Kong. Per questo io credo che sia importante che le decisioni del nostro paese siano decisioni di lunga strategia, che non comportino in qualche misura l'asservimento a interessi stranieri e comunque la perdita della nostra sovranità nazionale. Ciò vale al di là degli schieramenti politici, destra, sinistra, maggioranza, opposizione, non dovrebbe condizionare le nostre scelte, non ha condizionato le scelte chiare espresse dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, di cui sono il vicepresidente, lo ero con Guerrini, lo sono rimasto con Volpi, e quindi un elemento di continuità anche in questo campo. Grazie e scusate se il mio intervento è stato improvvisato e, come dire, sul ciglio della strada. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie mille Presidente, e alla prossima occasione. Io non so se la dottoressa Spina ha risolto. Facciamo una prova, mi sentite? Ah, sì. Adesso non la vediamo, però la cosa più importante è che la sentiamo. Ok, va bene, se no parlerò soltanto. Va bene. Va bene, allora di nuovo grazie per l'invito a questo convegno di oggi. Come si è detto a lungo oggi, il perimetro di sicurezza cibernetica è stato citato più volte, quindi lo stato dell'arte qual è? Ormai finalmente stiamo entrando nella fase attuativa della legge, per cui è stato già pubblicato in Gazzetta il primo dei DPCM previsti, ovvero quello che prevede i criteri per individuare i soggetti che faranno parte del perimetro, nonché i vari settori interessati dalla legge stessa. E entro il 20 di novembre quindi dovranno essere identificati questi soggetti ad opera di una proposta fatta dal CISR, poi con la DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi si può dire che siamo entrati nella fase già più operativa della norma. Per quanto riguarda il regolamento del CVCN, anche qui siamo in fase avanzata. La bozza di regolamento che è stata riassunta nel documento fatto circolare è stata sottoposta al parere del Consiglio di Stato, che si è espresso con un parere alla fine di ottobre, e quindi ormai siamo in fase di aggiustamento, diciamo, formale per alcune delle osservazioni fatte dal Consiglio di Stato, che non è entrato, non ha, diciamo, fatto dei rilievi nel merito del contenuto, ma più che altro di rilievi di tipo formale, quindi facilmente accoglibile. In questi giorni siamo in contatto con le altre amministrazioni coinvolte, per cui a breve dovremo avere il testo definitivo. Per cui il DPR ci si augura che dopo l'ulteriore passaggio alla Corte dei Conti, insomma, possa uscire entro la fine dell'anno in Gazzetta. A seguito dell'uscita del DPR, che non regolamenta soltanto le modalità operative del CVCN, ma anche individua i criteri tecnici per scegliere poi con successivo DPCM le categorie dei beni che saranno oggetto del controllo da parte del CVCN stesso e quindi che rientrano nell'ambito della legge del perimetro, nonché le modalità con cui verranno effettuate le verifiche e le ispezioni sui soggetti del perimetro. Quindi è un aspetto focale importante per l'attuazione della legge, perché disciplina vari passaggi e vari aspetti rilevanti. Quindi si può dire che ormai siamo in una fase avanzata, sono già pronti, si può dire in bozza, stiamo lavorando alegremente sul DPCM, che poi servirà proprio a esplicitare i criteri per individuare le singole categorie di beni, e l'ultimo DPCM nell'ordine
cronologico è quello che dovrà prevedere le modalità per l'accreditamento dei laboratori per entrare nel circuito, quindi laboratori privati per entrare nel circuito dei test previsti anche dal CVCN stesso. Quindi ormai siamo in una fase, direi, attuativa, stiamo scaldando i motori anche da un punto di vista organizzativo, chiaramente, mettere in piedi la struttura con tutti i laboratori che saranno necessari, il concorso anche per assumere i tecnici specializzati per il CVCN è stato bandito, adesso c'è la fase della call per individuare i componenti delle commissioni del concorso, quindi ora vedremo, l'epidemia permettendo, quando si potranno effettuare le prove effettive per reclutare il personale specializzato, ci auguriamo in tempi non eccessivamente distanti, ecco, quindi in modo da essere pronti come squadra quando la normativa e la struttura operativa e logistica sarà anche pronta in coerenza con i tempi previsti dalla norma. Grazie. Il concorso quando quindi dovrebbe concludersi più o meno? Guardi, non mi faccio dare delle date perché dipende chiaramente dallo stato di emergenza. C'era la possibilità di fare le prime prove a dicembre, ancora non posso garantire questa vista la situazione, le zone rosse che impediscono i movimenti chiaramente non facilitano lo svolgimento delle prove, altrimenti a gennaio le prove scritte e poi a seguire le prove orali, quindi mi auguro che in tempi ragionevolmente brevi si possa avere il personale effettivamente in servizio. Grazie, grazie mille. Io passerei la parola a questo punto, tra l'altro ringraziando perché è stato con noi fin dall'inizio, al sottosegretario Tofalo, che ovviamente si occupa di un'altra parte, un altro pezzo, insomma, assolutamente importante della questione e dell'attuazione in Italia della sicurezza cibernetica, anche ovviamente su questo tema. Prego, sottosegretario. Salve, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Proverò, come dire, a fare qualche conclusione e ovviamente anche a toccare principalmente poi l'aspetto della difesa. Io ho seguito praticamente tutti gli interventi, mi sono perso solo la parte iniziale, ma ho letto la relazione, complimenti anche per l'ottimo lavoro e sintesi di questo lavoro che va avanti, come dire, da anni, ma principalmente direi da qualche mese c'è stata una forte accelerata. Si è parlato già tanto di tutto il quadro normativo, l'ha fatto la mia eccellente collega Mirella Liuzzi, che con grande competenza e passione segue questo tema da tanto e lo porta avanti, su quello che è il quadro normativo complessivo, passando poi per il segretario generale Chieppa, che ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la governance della presidenza del Consiglio e quindi perimetro di sicurezza cibernetica e il quadro normativo, arrivando ecco alla conclusione forse dell'aspetto un po' più critico del risk assessment di ogni paese e la necessità di una visione complessiva europea. Parto dal secondo panel più velocemente, ho ascoltato le colleghe Bossio e Mantovani e il collega Urso, quando è stato molto molto, come dire, chiaro e diretto, ricordando quelle che erano le conclusioni del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Io ecco, ascolto sempre con grande interesse, anche perché seguo i lavori quotidianamente, perché ne ho fatto parte nella precedente legislatura, e ecco, il Parlamento, quello che è un organo politico parlamentare, ha dato un indirizzo molto preciso. Ho ascoltato la dottoressa Ciardi, dottor Nobile e dottoressa Spina, rispettivamente per i ministeri, quindi dell'Interno, del MIT e del MISE, quindi parliamo poi di sicurezza cibernetica per quanto riguarda la parte del CNAIPIC, quindi Polizia Postale, la sicurezza in ambito trasporti e come sta cambiando tutto il settore dei trasporti e come cambierà con il 5G, e devo dire mi ha fatto molto piacere anche l'aggiornamento sul CVCN per quanto riguarda i laboratori privati. Generalmente su questo dico, voglio soffermarmi un po' di più sugli interventi degli stakeholder. Allora, noi come difesa, come ho detto già l'altra volta, abbiamo fatto anche notevoli passi in avanti. Noi abbiamo il CEVA, il centro di valutazione, che così come da nuove direttive della Presidenza dobbiamo potenziare, anche se a costo zero, quindi magari ne approfitto, il dottor Chieppa ancora in ascolto, per chiedere nuovi fondi anche al Ministero della Difesa per potenziare anche questi controlli. E devo dire, è stato fatto 2 anni fa, è partito questo importante lavoro per riorganizzare tutti quelli che sono gli uffici della macchina difesa in un nuovo comando, ed è nato il COR, il Comando di Operazioni di Rete,
che ha il compito di garantire la sicurezza cibernetica dell'infrastruttura difesa, quindi tutto il dicastero della difesa. È stato un lavoro, devo dire, importante e fatto bene, alla cui guida c'è un ammiraglio a tre stelle, l'ammiraglio Di Biase, una persona veramente eccellente, che ha fatto un grande lavoro, ed è stato complicato e difficile perché, come tutti sappiamo, purtroppo c'è stata questa pandemia, questa emergenza Covid, che quindi ci ha costretti, come tutta la pubblica amministrazione, smart working, e quindi in una fase di start-up di questo nuovo comando in parallelo bisognava lavorare con le vecchie strutture e costruire la nuova, quindi l'abbiamo subito testata e devo dire che siamo già a buon punto. E fatto questo, forse vi dissi già l'altra volta, abbiamo iniziato a creare anche il COS, il Comando per le Operazioni Spaziali, che si intreccia molto con la parte cibernetica. Geopoliticamente, fermo restando quanto ha detto il vicepresidente Urso, e quindi il Parlamento, che ha dato una direzione precisa, maggioranza e opposizione, perché quando si parla di sicurezza nazionale esiste solo la bandiera italiana. Io mi permetto però di fare solo un'osservazione: quando nel 2013 sono entrato nella stessa commissione, il primo dossier che ho dovuto affrontare sul tavolo era quello del Datagate, dove, come dire, i nostri alleati americani avevano spiato dei nostri presidenti del Consiglio, quindi poi al di là del colore è il nostro, come dire, il nostro paese. Quindi poi la domanda che mi pongo è: essere spiati da alleati o da competitor? Io, come dire, competitor, io gradirei non essere, come dire, ascoltato da nessuno. Vado velocemente, non mi voglio dilungare, sui stakeholder che mi hanno appassionato molto. Il dottor Basso ha parlato, e sono concetti tutti condivisibilissimi, sugli svantaggi dei limiti elettromagnetici, no? Quindi per quanto riguarda la normativa italiana rispetto alla normativa europea. Io ritengo, condivido, ci vuole anche una maturità da parte delle nostre istituzioni per iniziare a fare una riflessione anche su questi parametri. Ho ascoltato l'intervento appassionato del dottor De Vecchis, quindi dottor Basso di Wind3, dottor De Vecchis di Huawei, che parlava, e condivido, di una differenziazione tra quello che è l'aspetto tecnico e quello che è l'aspetto geopolitico. Chi mi conosce sa, io nella mia precedente vita progettavo proprio per strategiche, ho progettato il Tetra Italia, ho visto tutto il passaggio tra il 2G al 3G e un po' anche di 4G, e quindi anche tecnicamente una cosa è il discorso tecnico, altro poi ovviamente è il discorso di interesse nazionale, di sicurezza nazionale, e magari conclusioni alle quali si arrivano, però non deve essere distorto quello che è un discorso prettamente tecnico sul livello di tecnologia. La dottoressa Poglio di LinkedIn ha parlato di certezza giuridica anche in ottica di investimenti futuri. Questo è un altro aspetto, ecco, che la quale sicuramente il legislatore, il Parlamento sovrano deve esprimersi con sempre maggiore chiarezza. Ovviamente, come faceva presente anche il dottor Cheppa e altri intervenuti, su questi tavoli bisognerebbe lavorare a livello globale. È complicato, io sono stato due volte negli Stati Uniti per proprio la delega alla trattazione alla materia cibernetica per quanto riguarda il Ministero della Difesa, a dialogare con gli alti vertici statunitensi, il mio omologo sottosegretario, la mia omologa donna sottosegretario, e così come i vertici delle forze armate, per creare maggiori collaborazioni, e bisognerebbe collaborare su tavoli internazionali. È importante, ovviamente, il primo punto di riferimento l'Unione Europea, e mi sono, ecco, cito, me l'ero scordato precedentemente, relativamente al quadro giuridico, il dottor Ferrara della Commissione Europea ha già parlato anche di quello, e credo che in questo momento proprio storico forse quel luogo istituzionale è quello sul quale l'Italia deve concentrare i maggiori sforzi. Nokia Italia, il dottor Santoianni ha parlato ovviamente delle possibilità del 5G, di come sta spingendo e cambiando tutto, e ovviamente anche come moltiplicatore delle criticità in ambito sicurezza, quindi cyber security, anche ovviamente differenziando poi quella che è la tecnologia, che per certi punti di vista è sicuramente più sicura. Vado alla dottoressa Serdengekti, giusto? Pinar, più semplice, di Iliad, anche ha parlato, sì, del pregiudizio della disinformazione
e delle difficoltà dei comuni locali. Io immagino gli operatori che poi lavorano sul territorio, quindi citava sia lo stesso aspetto il dottor Basso sui limiti elettromagnetici, la cui riflessione vorrei sollecitare anch'io, e su la parte della difficoltà degli enti locali, delle antenne dei comuni. Non posso veramente in un minuto non raccontarvi questo veloce aneddoto personale, dato che sono stato, ecco, dall'altra parte della barricata quando progettavo per strategiche, quando ero un po' individuato come responsabile locale della forza politica a quale appartengo. Ovviamente attraverso mail impersonali mi scrive un comitato di cittadini di un comune della provincia di Salerno per protestare contro un grande palo, era un palo in 30 metri con delle antenne di telefonia per le radiazioni. E quindi io ero il progettista, io di quel sito, di quella stazione radiobase, mi sono trovato fortemente in imbarazzo, ovviamente per la massima trasparenza ho dovuto scrivere, sono l'ingegnere Angelo Topolo, ho progettato questo, vengo lì, quindi mi sono trovato fisicamente sul posto dove da una parte avevo i carabinieri e dall'altra avevo questi cittadini armati di scure per tagliare i cavi in fibra che andavano coperti dalla rastrelliera già rotta e con queste accette volevano tagliare i cavi. Quindi diciamo so bene ecco, dottoressa, di cosa, a cosa faceva riferimento, e così come hanno evidenziato altri, qui cito una delle deleghe a me preferite, ci vuole tanta diffusione della cultura della sicurezza. Ecco, sono state citate un po' anche di complottismi che non voglio, ecco, in questo luogo dove ci sono persone super esperte che mi possono insegnare tanto, non cito nemmeno quegli estremismi, però serve tanta diffusione della cultura della sicurezza, soprattutto cibernetica. E poi infine il dottor Sfameli di Ericsson mi dà modo di fare un'ultima riflessione, ed era una riflessione, mi ricollego poi alle conclusioni anche del COPASIR e di quegli aspetti che vanno differenziati dal tecnico e dal geopolitico, è un'osservazione che faccio proprio per la mia precedente esperienza, cioè quando 10-15 anni fa facevo quest'altro mestiere, negli addetti ai lavori, ovviamente mi interfacciavo con Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE, eccetera, eccetera, questi tra tecnici era evidente la penetrazione, come dire, cinese di Huawei, di altri colossi in questo mercato, però all'epoca, oggi ci troviamo in questo dibattito spesso controverso e spesso anche fatto di disinformazione, all'epoca a mio avviso, se oggi diciamo volevamo tutti trovarci in una situazione diversa, forse avremmo dovuto fare scelte anche politiche, parlo di 15 anni fa, forse in maniera diversa, e fare investimenti diversi per creare magari dei colossi europei anche più solidi, ecco, perché poi io lo dico, l'ho detto pubblicamente, lo dico in ogni luogo, al di là, ecco, ripeto, di quelle che sono poi considerazioni geopolitiche che la politica deve fare, che il Parlamento sovrano deve fare, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, ecco, io ho molto chiaro qual è a livello globale la migliore tecnologia in questo momento. Se, ecco, in questa forte polarizzazione che vedo un blocco occidentale con gli Stati Uniti in testa, un blocco orientale con la Cina avanti, sicuramente ci dobbiamo chiedere perché noi Europa a cavallo con gli Stati Uniti siamo rimasti fortemente indietro nella ricerca, nello sviluppo e soprattutto negli investimenti in questo settore, e mi auguro anche che questo, diciamo, momento storico sia da riflessione per ulteriori sforzi in ricerca e sviluppo su quelle che saranno le tecnologie che magari ci ritroveremo ad utilizzare fra 10-15 anni. Forse sono stato troppo lungo, grazie a tutti per l'ascolto. Grazie sottosegretario, mi pare che abbia ben sintetizzato, insomma, tutti gli interventi e ha fatto davvero, insomma, le ottime conclusioni. Grazie a tutti, e trovate, insomma, appunto, se lo volete già ora, insomma, sicuramente domani mattina, tutti i materiali, insomma, di questo evento, insomma, compreso il nostro studio e altro, e quindi, insomma, ci rivedremo presto, insomma, per altri appuntamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera.